Strano. Allora, prima industrializzazione. Questa tesina si contrappone a un'altra che invece è sulla seconda industrializzazione, perché praticamente quando le pensai, fondamentalmente questa era quella che vedeva lo sviluppo in maniera negativa, e invece quell'altra era quella che lo vedeva in maniera positiva. Quindi, diciamo, l'accezione data qua è un pochettino più tenebrosa per certi versi, però comunque insomma. Ci infoiamo in un discorso, diciamo, molto incentrato sulla produzione, molto incentrato su, le prime imprese, quindi chiaramente sulle economie di scala e di scopo, insomma, le prime macchine. Quindi diciamo che i fenomeni poi, sociali o le conseguenze sarebbero avvenute dopo. Questa era una cosa nuova all'epoca, quindi con la prima industrializzazione stiamo parlando della fine del 1700 come periodo storico, quindi chiaramente sicuramente si crea benessere perché chiaramente molte cose diventano alla portata mentre prima non lo erano, però poi si avranno delle conseguenze sul lavoro con Marx, il capitale, eccetera. Allora partiamo, vabbè, andiamo direttamente, salta la mappa concettuale perché tanto le vediamo una per una. Io te la discuto un pochino tutta, poi chiaramente ribadisco come con tutti quanti, vi dovete consultare con il docente di riferimento. Quindi io ti racconto un po' quello che c'è in storia, ma poi chiaramente te la dico questa storia italiana. Quindi immagino, suppongo che già avete in qualche modo vi siate sentiti, se non l'avete fatto fatelo. Perché tra l'altro i professori mi hanno detto, ma qualcuno non si è fatto sentire, qualcuno non so manco chi sia, cioè voglio dire, queste sono le tesine quelle là buone per i corsisti, quindi fatevi sentire, insomma. È per un fatto anche di furberia, come voglio dire, cioè se uno si ingrazia il professore, cioè, o comunque ci collabora, capisco che poi uno magari lavora e i tempi sono quelli che sono, qualcuno di voi mi riesce a seguire perché faccio il corso, diciamo, dalle 5 alle 8, altri ce l'hanno magari dalle 3 alle 5, la gente sta lavorando e non li segue, e io che ci posso fare? È solo una questione di fortuna. Certo. Però a maggior ragione, almeno il sabato, la domenica, tanto stiamo faticando pure nei giorni del weekend, con tutto quello che c'è da fare, burocraticamente. Fatevi sentire, una telefonata, pure per dire adesso, ma A questo va chiacchierare. bene. Capisce, cioè, all'università ci sta l'orario di ricevimento. Allora, siccome per esempio ho fatto economia, no, noi eravamo 400 di noi in un alo, quello non si ricordava neanche le facce, non i nomi, neanche le facce. Allora, chiaramente tu però, quando andavi a ricevimento, col fatto che gli andavi a chiedere qualcosa, chi le cominciava perlomeno, almeno si ricordava quando ti sedevi all'esame, ci questo è venuto, l'ho conosciuto personalmente, capito? Certo. Quindi qui vale un po' lo stesso discorso. Adesso io Sto chiamerò, io con francese mi sono poco in inglese, ma chiamerò una ad una per Sì, appunto. ragazzi, italiano è importante, pure se è un istituto professionale, pure se stiamo piano a un diploma tecnico, ma italiano è sempre fondamentale. Cioè, io farei sempre riferimento al professore di italiano, perché solitamente è anche quello che coordina un po' le cose. Quindi, infatti, per questo ho consigliato nell'elaborato della prova scritta di comunque di scegliere la domanda di italiano, almeno a voi corsisti, cioè un po' di furberia. Ok, partiamo da storia. Quindi, come ti dicevo, storia chiaramente porta la prima rivoluzione industriale, ho detto dalla tesi. Quindi, partiamo da lì: crescita demografica, spostamento dalle aree rurali quindi dalle campagne alle città, perché chiaramente le industrie, insomma, aprono in città, e questo fa spostare appunto le persone, diciamo, distribuisce diversamente la densità della popolazione. Se prima si era tutti sparpagliati, soprattutto tra campagne e quant'altro, adesso le città cominciano a fare un po' da fulcro e diventano quello che poi è come conosciamo adesso, no? Se vai a Napoli stanno 3 milioni di gente, se vai, che ne so, a Vallo della Lupania stanno 100 abitanti. Allora, scusami un attimo, dammi 5 minuti, devo fare un attimo, devo sistemare un attimo una cosa, non l'ho dimenticato io. Tranquillo.
Rieccomi. Eccoci qua. Allora, scusami, dovevo un attimo chiudere. Se le cose di là non entrano gli animali. Allora, quindi sì, ti stavo dicendo, parlavamo un po', insomma, del spostamento dalle campagne alle città. Vabbè, queste sono molto, insomma, semplici da memorizzare e da imparare. Tra l'altro, tu hai ricevuto già, penso, tutto il materiale necessario per sviluppare la tesina. Mi pare solo forse scienze motorie ti manca ancora. Vabbè, questo quindi... Io ho visto che in base praticamente ai spostamenti di città, le città diventavano sporche, poi... C'è una sorta di ribellione degli operai, perché ovviamente con l'introduzione delle macchine erano sempre... E da lì è nato poi i sindacalisti... Esattamente, per questo ti dicevo, inizialmente chiaramente è una cosa nuova, poi dopo un po' ci si rende conto che questo nuovo modo di lavorare, questa cosa delle industrie, comporta una serie di problematiche che sono stigmatizzate poi dalla teoria, diciamo, di... Karl Marx, e chiaramente parla poi, insomma, della rivoluzione proletaria, il capitale, la sua principale opera. Ci sta in un'altra tesina che abbiamo messo, quindi non ti dilungare troppo. A noi ci interessa invece proprio l'aspetto della produzione standardizzata, cioè e facciamo tanti prodotti. Quindi, scoperte invenzioni. Qui ci sono le prime importanti invenzioni: la macchina a vapore e poi chiaramente la... Come caspita si chiama? Me la dimentico sempre. La macchina che fa il filo continuo, non mi ricordo. Esattamente, no, la macchina per filare, la stringer, una cosa del genere. Comunque è la macchina che ancora oggi qualche nonna ce l'ha. Cioè, noi a casa ce l'abbiamo una vecchia di queste macchine. La macchina per cucire, dici? Però fa la da sì. Esattamente. Non mi ricordo il nome, ma è famosissima. Quella è stata una delle prime invenzioni, e quindi chiaramente, come adesso vediamo con i cinesi, no, ci stanno questi capannoni con tante donne che stanno là e filano, e questo chiaramente consente però di produrre appunto la maglieria, quindi diciamo di avere degli indumenti standardizzati. La cosa importante è che in questi vari primi settori la prima rivoluzione industriale non si sviluppa in tutti i settori merceologici, cioè non abbiamo una copertura di tutte le aziende come ce l'abbiamo adesso. Ce l'abbiamo in campo industriale in alcuni settori, ok? Quello che poi, diciamo, darà la botta definitiva dal punto di vista sociale sarà la seconda industrializzazione, la seconda rivoluzione industriale, perché quella seconda riguarderà di più anche l'energia, il petrolio, poi ci sarà la macchina a scoppio, il motore a scoppio, quindi chiaramente le automobili, insomma c'è un'automazione maggiore, tale per cui quella va a investire proprio tutti i settori. Però comunque questa prima rivoluzione industriale è importante perché comincia a focalizzare, a portare dei grandi cambiamenti sulla scena proprio sociale, quindi dell'organizzazione delle città, dell'organizzazione anche della vita, perché comincia il lavoro in un certo tipo di, in una modalità, prima c'erano le botteghe, no? E quindi il lavoro in serie, questo ci interessa, quindi la teoria di Taylor, che praticamente il taylorismo sostiene che praticamente se tu metti su un... l'abbiamo visto con la segheria, dentro al primo capitolo del mio economia aziendale, vediamo l'esempio della segheria, no? Cioè che c'è quello con la gru che fa taglia i tronchi, poi i tronchi passano attraverso questi macchinari, viene fatto lo sfoliamento e si ottengono questi fogli di legno, poi i fogli di legno vengono ulteriormente lavorati e divisi in fascette. Le fascette larghe vanno a uno, le fascette corte vanno a un altro, poi c'è la macchina che fa i fondi mettendo assieme queste fascette lunghe con i traversini orizzontali, e quindi diciamo questo tipo di lavorazione, cioè ognuno fa un ruolo e poi il prodotto passa, è definita appunto catena di montaggio e si rivela essere il metodo più efficiente per lavorare produzioni in serie, ma come dicevamo prima comporta poi anche una serie di difficoltà a livello sociale, perché l'operaio che fa tutti i giorni lo stesso lavoro, la stessa identica cosa meccanicamente, si tratta solo di scartare il pezzotto per esempio, da un po' vascemi, cioè nel senso non avendo molta varietà diventa un po' alienato. Poi chiaramente c'è anche un discorso di distribuzione della ricchezza, perché
chiaramente inizia il capitalismo vero e proprio, e anche questo è un fenomeno in qualche modo non ancora conosciuto, e questo aumenta enormemente la differenza tra il più povero, cioè tra il più povero e il più ricco. Comunque, quindi la cosa importante di storia è sottolineare la catena di montaggio e il taylorismo, va bene? Qui ti dico come, cioè almeno se vuoi essere coerente con la nostra tesina, quello che rileva dal punto di vista dei cambiamenti sociali è soprattutto questo. Noi movimenti culturali, l'idealismo in Germania e il positivismo in Francia, vabbè, di questo poi eventualmente approfondisci con la professoressa di italiano. Sì, chiaramente a livello di energia abbiamo come risorse necessarie l'acqua e il carbone, vedi, non c'è ancora il petrolio e addirittura adesso le rinnovabili, ok? Quindi i settori di principale sviluppo sono quello dell'agricoltura, che chiaramente con gli allevamenti e con diciamo, le metodologie nuove industrializzate diventa intensiva. I trasporti, l'industria mineraria, cioè quella di estrazione sostanzialmente. Dimmi. Poi nel settore tessile praticamente. Come? Il settore anche tessile, no? Fanno agricoltura. Sì, tessile. Beh, tessile solitamente viene abbinato con agricoltura, riguarda sempre l'azienda primaria, il settore primario è chiaramente l'agricoltura. Però solitamente, almeno all'epoca, chiaramente un po' come per l'agriturismo, noi abbiamo visto, c'hai l'orto, c'avevi pure l'allevamento, e quindi dall'allevamento le pecore, la lana, quindi il tessile, quindi sostanzialmente sono molto molto collegati come settori. Okay. Noi adesso per esempio non ce lo ricordiamo, ma per esempio i nonni spesso tenevano ancora vaccariella, cioè a casa tenevano un po' di aia, tenevano un po' di orto e poi tenevano qualche animale da latte o da insomma che producesse qualcosa. Allora andiamo avanti, perché poi il positivismo in Francia lo vedi eventualmente con la professoressa di italiano. Il positivismo è la corrente che interpreta poi positivamente appunto i cambiamenti dell'industria, e quindi da lì poi c'è Marinetti, Italia, insomma arriviamo poi al primo Novecento, ma non ci interessa in questa tesina, lì era solo per dire da qui partono queste direzioni che poi si svilupperanno. Storia del latte, vabbè, la saltiamo, perché non c'è tra le materie d'esame. Io quando ho creato la tesina chiaramente abbiamo pensato di introdurre un po' tutti le varie materie. Andiamo sul francese. E qui, vabbè, francese ovviamente te la discuti con la professoressa Sabatino. Sì, ho avuto già modo di discuterne, mi hanno già mandato un video. Poi la professoressa è veramente brava, mo, al di là che è giovane e carina, ma è veramente in gamba. Ha un modo svolare che mi ha molto colpito. Si vede che ha lavorato fuori, perché lei ha fatto diversi anni già di esperienza in Francia e anche in altri posti. E si vede che lavora a certi livelli in azienda, ha lavorato, perché comunque il materiale è impostato in un certo modo. Vabbè, andiamo avanti, non ci interessa. Italiano. Allora, italiano, parliamo di correnti letterarie, chiaramente parliamo del verismo. Giovanni Verga, verismo e realismo. Allora, questa corrente letteraria ritiene che il poeta debba praticamente descrivere la realtà. Quindi si perde un po' il concetto del poeta vate alla Dante, no? Che deve fare da faro luminoso come il filosofo per tirarsi dietro poi la società. No, per loro è quasi un fotografo, potremmo definirlo oggi in epoca moderna, cioè uno che scatta una fotografia di quello che vede, e quindi chiaramente le descrizioni sono anche molto particolari, sono anche molto ricche, proprio per darti l'effetto visivo di rappresentazione di quello che è. Vabbè, chiaramente il principale esponente in Italia in particolare si afferma il verismo, con Giovanni Verga, verismo davvero, no? Cioè ti racconto il vero. Anche qua chiaramente approfondisci con la professoressa di italiano, il materiale ce l'ha, Verga è anche un autore abbastanza ricco e prolifico. Ti consiglierei di citare, oltre Malavoglia, almeno anche il Mastro Don Gesualdo, lo trovi nelle opere. Sì, quello sì, che anche un leggerlo un po' è molto, molto interessante. Infatti, voglio comprare anche i libri appunto per leggerli e per
approfondire anche gli... Allora, per quanto riguarda, perché quelli di quali ti ho messo già, il ciclo dei vinti e le tragiche conseguenze del progresso, cioè Verga sostanzialmente che cosa sostiene, per cui poi scrive questo ciclo dei vinti di cui Malavoglia fanno chiaramente parte. Sostiene, o quantomeno vuole dimostrare, l'ineluttabilità, diciamo, della classe sociale in cui tu nasci, cioè non si riesce ad uscire da quella che è la tua condizione di partenza. Se sei nato borghese non diventerai mai aristocratico, ma non morirai neanche mai povero. Se sei nato povero non sarai sempre considerato un poraccio. Cioè, alla fine del caso di Mastro Don Gesualdo, che sposa questa donna ricca, quindi sai, comincia a indossare i guanti di pelle, cioè, ma in quell'ambiente che non è il suo ambiente, lui viene comunque considerato sempre come l'arricchito, il nostro sempre cosa aiuta. Ok. E in tante cose è vera ancora oggi, in molti casi è vera ancora oggi, come cosa, vedi, vale anche per me. Io ho provato ad aprire lo studio e a fare l'imprenditore e non sono riuscito a superare lo scoglio di quella che è una famiglia borghese di insegnanti da posto fisso, e i miei sono quello. Con tutte le difficoltà del caso, che tra l'altro ovviamente non conoscendo le cose che vi ho spiegato al corso, non hanno la minima idea di che cosa io faccia e di che cosa io voglia raggiungere, ambire, anche solo fare il commercialista, che comunque è una libera professione, per loro è comunque un qualcosa di strano, no, ma è meglio il posto fisso, chiaro, perché loro qui lo conoscono, loro conoscono la scuola, quindi è vero tutt'oggi quello che racconta Verga, nella fattispecie dei Malavoglia. Diciamo la storiella te la sintetizzo, ma tanto la troverai sicuramente esplosa nel materiale. C'è questo giovane Antoni di questa famiglia di pescatori e lui praticamente prova a fare il salto di qualità, cioè cerca praticamente di acquistare una partita di lupini nella speranza di guadagnarci poi, quindi di cominciare a diventare imprenditore, e chiaramente una serie di peripezie, questa partita di lupini la perdono, perché per mare, insomma, succede quello che succede, la nave si infrange, insomma, perdono questo investimento che avevano fatto, rischiano la povertà, poi alla fine ritornano nella media, quindi sostanzialmente restano la famiglia di pescatori che erano. Quindi questo è, per questo il ciclo dei vinti. Non ci riesce, ecco, questa è la sintesi. Però poi alla fine, nel romanzo, in qualche modo lui, è vero che ha perso l'investimento, però riesce anche a ritornare, dopo tanti sforzi e sacrifici, a quella che era la condizione di partenza, cioè non muore povero, insomma, non fa una brutta fine. Però semplicemente alla fine quello che era stato il suo intento non viene raggiunto. Vabbè, queste cose chiaramente con italiano le vedi meglio, potrei aver detto le esattezze, ma è passato tanto tempo. Allora, in inglese porti l'utilitarismo di Bentham e John Stuart Mill, I principi di economia politica. Guarda, questa è una qualcosa che avevamo inserito, come dire, per consentire a qualcuno che avesse difficoltà con la materia di fare questa lettura sostanzialmente, e quindi imparare facilmente un qualcosa di comunque di argomento economico, però insomma senza andare troppo nel difficile, ecco. Quindi su questo penso che con la professoressa ti puoi tranquillamente confrontare. Il materiale l'hai ricevuto o no? Sì. Ok, e quindi insomma per questa tesina, insomma, ti dilunghi un pochino per questo passaggio. L'utilitarismo sono le prime teorie di economia, per carità, cioè nasce proprio con Bentham e Mill un certo tipo di studi economici, e poi economia politica lo avete visto nel corso di tutti i materiali che avete ricevuto, è comunque una materia abbastanza ostica, forse la più ostica in questo percorso di studi, perché è matematica applicata. Molti raccontano solo la papocchietta, ma in realtà spesso il concetto è esemplificato dal grafico. Il grafico, come per il nostro break-even point, sono equazioni, sono rette, a volte sono rette particolari perché in realtà sono delle derivate, e quindi diciamo sono equazioni differenziali, però insomma si hanno una serie di modelli economici. Questo dell'utilitarismo, al concetto di utilità, mo, chiaramente vattela a leggere, eventualmente far tradurre, così sai che cosa stai dicendo, eccetera.
Però il concetto di utilità in economia, soprattutto in economia politica, è molto importante per la difesa del consumatore, perché si parte dai soguanti, che non so se la professoressa ha avuto modo di spiegarvi, che rappresentano le preferenze di un consumatore. Si parla di utilità marginale decrescente, che secondo me è un concetto che andrebbe rivisto oggigiorno, perché secondo il concetto di utilità marginale decrescente, se tu hai un tot di soldi oltre un certo limite, a un certo punto non conta più, non rileva più, o hai 10 miliardi o hai 10 mila milioni di miliardi, ma per te ormai è la stessa cosa, perché cacchio ci compri, cioè voglio dire, quindi la curva è crescente, poi a un certo punto si appiattisce. E questo da un punto di vista economico e anche da un punto di vista ideale potrebbe essere corretto. Peccato che poi intervenga la natura umana, e quindi la vera verità poi è che invece chi ha più soldi è peggio dei cagnacci. Diciamo spesso male degli imprenditori, purtroppo devo testimoniare a dovuta ragione, perché molte volte l'imprenditore è uno che sostanzialmente magari non paga l'operaio per poter guadagnare 10 euro in più lui, cioè quindi purtroppo la realtà nostrana è questa. Fortunatamente non esiste solo questo. In passato anche l'Italia aveva dei fior fior di imprenditori, anche nel sud per me. Però ecco, io per questo che ho fatto spesso al corso la differenza tra l'imprenditore ruccolo e il salumiere, come lo chiamo io, e invece il magnate, il mecenate, l'Elon Musk, cioè quello è un visionario. Noi dobbiamo pensare all'imprenditore in quel senso lì. Il suo vero guadagno sì è chiaramente dovuto al fatto che introita molto più degli altri, ma il suo reale fine, la motivazione di Maslow, no, che abbiamo visto, è un'altra ed è benefica, cioè risolvere un problema dell'umanità o quantomeno migliorare la situazione relativamente, cioè della società relativamente a quel fenomeno, a quel problema. Questo è il vero imprenditore. E quindi sì, in quel caso lì l'utilità marginale è decrescente, ma nella società moderna, nella società attuale, insomma, faticherei a dire che è ancora vera sta cosa. Vabbè, leggiti insomma questo paragrafetto, perché poi alla fine penso sia una paginetta, andiamo avanti. Economia politica, ecco, concorrenza perfetta e monopolio, grafico, equilibrio e profitto in concorrenza perfetta. Questo è un qualcosa che devi vedere con la professoressa di diritto ed economia. Il grafico tu ce l'hai, mi pare che ti è stato mandato. Apriti un attimo il file di diritto ed economia politica, quello che insomma ti è stato inviato come materiale dalla professoressa Faraone. Andiamo sul Classroom? No, la tesina. No, ho capito. La tesina mi hai mandato tu o tu sul Classroom? Perché allora... Ah, io ti ho mandato tutto. Sì, che è quella che mi hai mandato, che... Aspetta. Che parte con economia, mercati, concorrenza perfetta, beni omogenei, mercato trasparente, assenza barriere d'ingresso e legge di 6. Sì, sì. C'è un grafico? Sì, è dietro. È scritto tipo a mano. Giusto? Sì, 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 ce l'ho. Sì. Ok, allora questo grafico, come ti dicevo, in economia politica la cosa più importante è un grafico. Nel tuo caso volevamo, allora, il discorso è questo: ci sono due tipologie di mercato come estremi, e poi nel mezzo c'è tutto chiaramente le aree grigie. Però agli estremi c'è il mercato di concorrenza perfetta da un lato, il mercato di monopolio dall'altro. Nel mercato di monopolio, chiaramente io sono il produttore e quindi io decido il prezzo. Tu non hai nessun'altra alternativa, sono l'unico produttore, ok? Quindi se io decido Coca-Cola, cioè se io sono Coca-Cola e chiaramente sono l'unico produttore di cola, posso decidere tranquillamente di fare che le bottiglie costano 5 euro. Tu dirai, cacchio, ma quello costa 50. 5 euro. Dice che ma vuoi la Coca-Cola? Se no, no. E allora ciao, ok? Però io decido il prezzo. Viceversa,
L'altro antipodo è rappresentato dal mercato di concorrenza perfetta, ovvero l'esempio che facemmo dei baretti, uno affila all'altro che c'è lo struscio, no? E vi dissi, guardate che se tutti i baretti mettono la tendenza a 2,50 euro, voi non la potete mettere a 3 euro. Perché? Perché chiaramente è ingiustificato. Il mercato dice la compro da quello di fronte, ma perché ti devo dare 50 centesimi in più? A meno che facciamo l'esempio poi per spiegare la differenziazione, se da me io creo un'atmosfera familiare, allora tu magari vieni da me, ma perché entri nel mio baretto, perché ti piace di incontrare sempre gli stessi amici, magari suoniamo, e allora i 50 centesimi tu me lo dai pure in più per la tendenza. Ma in realtà non è per la tendenza, è per stare dentro da me, è chiaro? Quindi c'è un riconoscimento di un premium price, però a livello di equilibrio di mercato, se io sono in fase di progettazione, sto pensando di aprire un baretto su quella strada, in fase di progettazione devo sapere che la tendenza la già metterà 2,50, c'è poco da fare. Ok? Perché? Perché il prezzo non lo decido io, produttore, ma lo decide il mercato. Quindi, se tutti decidono che 2,50 euro, che 3 euro è troppo, e che quindi il giusto prezzo è 2,50 euro, io sono costretto ad allinearmi a quello che fa il mercato. Quindi i due antipodi sono questi, monopolio e concorrenza perfetta. A questi due antipodi e a questa spiegazione, come dire, intuitiva, corrispondono poi in realtà delle curve e quindi dei grafici. Il grafico di concorrenza perfetta, quello che tu tieni stampato, in realtà bisognerebbe costruirlo, perché ti ricordi quando abbiamo spiegato il break-even point, per esempio, no? Abbiamo visto che praticamente abbiamo visto prima i costi variabili, poi i costi fissi, poi i costi totali che sono la somma, poi dopo che abbiamo fatto i costi totali abbiamo messo la retta dei ricavi e alla fine vediamo l'incrocio e il break-even point. Okay? Quindi abbiamo costruito tutto il processo. Qui tu nel grafico che hai trovi già, come voglio dire, l'ultimo grafico, ma in realtà proprio squadretta e matita alla mano, quelle si costruiscono riportando da un lato ad un altro alcuni punti. Ora sta cosa io non lo so, se proprio ci sono delle difficoltà con la professoressa di diritto che non lo riesci a sviluppare, a capire, lo possiamo vedere anche in separata sede, magari lo spiego al corso, che comunque questa è una stortura sempre del MIUR, che la professoressa di diritto ovviamente è laureata in giurisprudenza, di economia politica come percorso di studio ha fatto un esame. Paradosso dei paradossi, che ci ha fatto la laurea in economia, economia politica, lo dice la parola stessa, ha fatto 4 esami e non posso insegnare. Sempre le scimmie del MIUR. Vabbè. E quindi voglio dire, ma questo senza nulla togliere alla professoressa di diritto, che è assolutamente in gamba, anche lei. Sinceramente, si sta sfortunando. Io non mi sarei mai aspettato un corpo docenti così valido, giovane e disponibile. La professoressa di diritto, la professoressa di inglese, la professoressa di francese mi hanno seguito su tutta la linea, infatti sono quelle che hanno completato tutto l'invio dei materiali, ci sentimo pure a luna notte, pure sabato, pure a domenica, anche italiano, matematica e scienze motorie, devo dire la verità, veramente tutti, loro sono solo un po' più celeri, ma insomma anche gli altri docenti sono stati assolutamente disponibili e non era affatto scontata come cosa. Quindi diciamo che questa slide di economia politica andrei avanti, anche perché penso che pure la professoressa vorrà fare un rapido passaggio, quindi una volta che hai spiegato anche sulla voce, come ti ho fatto io adesso con degli esempi, mercato del monopolio e mercato della concorrenza, grafico lo vedi, non lo vedi, poi magari per una questione di completezza lo possiamo vedere anche assieme al corso, però insomma andiamo avanti. Veniamo al cuore della questione, che chiaramente sono in materia mia. Allora, economia aziendale, quindi è al di fuori del terrorismo, lo accennavamo prima, la cosa importante è questa innovazione, che è innanzitutto un'innovazione organizzativa, no? Cioè io organizzo un set di persone, come le vedi qua nella fotografia, e metto una ad avvitare i bulloni, un'altra che ne so, a pulire i cerchi, e così via. Quindi, e creo questo, porca miseria, non mi viene il nome preciso, però è una specie di rullo, no? Sul quale i prodotti passano e ognuno ci fa la lavorazione che deve. Quindi tutto questo chiaramente ha a che fare con la combinazione produttiva, costi fissi, variabili e totali, e col break-even point, ok? Perché noi abbiamo visto che nel break-even point, quello che abbiamo studiato sulla quantità,
diamo comunque per scontate le vendite. Noi diciamo, a tot quantità c'è il break even. Sì, se le vendi dovremmo aggiungere. Però lo diamo per scontato perché, perché come concetto nasce in questo periodo qua. In questo periodo qua, non essendoci prodotti sul mercato, l'assorbimento, quindi la domanda, è enorme. Per cui basta che tu metti il prodotto sullo scaffale e subito la gente si fionda per comprarlo, perché nessuno ce l'ha, è chiaro. Quindi la vendita in un certo senso è scontata. Ti pare? Quindi, insomma, qua dobbiamo parlare del break even point, come al solito, dimmi la condizione di equilibrio, cioè costi totali uguali ricavi totali. Tu qua abbiamo allora, i capitoli che ti devi studiare. Tu ti sei scaricato il mio materiale dal corso? Sì, sì, ce l'ho, ma io lo stampo quello che mi serve. Lo stampo così. Io quello sì, che mi serve, lo stampo. Prof, dimmi quale devo stampare così me la leggo sul cartaceo. Capitolo 1, appendice al capitolo 1 e capitolo 2. Questi sono i tre le slide praticamente che ti servono. Okay. È chiaro, perché poi tutto quello che ci siamo raccontati dopo sul marketing mix, sulla pianificazione strategica, sul marketing digitale e quant'altro, chiaramente esula dalla tua tesina. Stiamo parlando dei tempi che furono, quindi diciamo cose moderne. Spero ti servano per altro in azienda, quando lavori, però diciamo per la tesina stiamo parlando di cose abbastanza basilari. Okay. Quindi sono veramente quelle le slide, per cui quando parliamo di costi fissi, variabili e totali, chiaramente mi aspetto che tu mi dica innanzitutto fattori a fecondità semplice, fattori a fecondità ripetuta. Io no, è inutile che ti rifaccio una lezione intera, voglio dire, su cose che abbiamo trattato, poi dimmi tu se diciamo, ma non ricordo a quali lezioni sei stato presente, lo tengo segnato, ma non so se le hai seguite tutte. La combinazione produttiva è l'esempio della torta, ti ricordo che abbiamo fatto degli ingredienti, cioè avere assieme tutte le risorse ha un valore maggiore del prezzo delle risorse stesse, perché se io compro una scarpa, una sedia e una bottiglia, resta il valore complessivo, resta quello del prezzo di una scarpa, una sedia e una bottiglia, sono tre elementi che non c'entrano un cavolo nulla uno con l'altro. Ma se invece compro un sacco di farina, le uova e lo zucchero e il latte, chiaramente significa che sto comprando gli ingredienti per fare una torta. E allora il valore di avere assieme quegli ingredienti, quelle materie prime, il complesso è maggiore rispetto alla somma dei singoli prezzi di quando l'ho comprato dalla salumeria, dalla drogheria. Chiaro? Okay. Perché sto comprando dei beni che invece sono legati da un vincolo funzionale e quindi chiaramente vuol dire che poi io ci posso produrre qualcosa a cui aggiungo valore, no? Poi l'IVA, il concetto dell'EVA, quindi chiaramente quando vado a produrre la torta è ovvio che la torta dovrà costare molto di più, no? Perché è un'elaborazione di quella roba lì. E quindi questo è il concetto di combinazione produttiva. Per poter applicare il metodo del taylorismo è chiaro che ovviamente devo avere prima tutti i fattori produttivi, quindi devo avere il capannone, devo avere i bulloni, devo avere le ruote, devo avere tutto quello che devo assemblare e poi attraverso il metodo della catena di montaggio, inserendo delle persone che quindi in maniera robotica appunto fanno sempre la stessa attività, il complesso delle attività dà luogo a questa produzione seriale. Per quanto riguarda il break even point, noi abbiamo visto che il capitolo dove forse diciamo è meglio esploso è l'appendice, l'appendice al capitolo 1 praticamente. Aspetta che te lo vado a postare. Dunque. Comunque l'esempio esaustivo del break even point è quello della bakery. Tu l'hai visto, eri presente quando abbiamo spiegato? Quello delle due ragazze che hanno la pasticceria, diciamo la bakery che fanno le torte e cercano di capire se gli conviene o meno aggiungere le crepe alla Nutella. Questo esempio te lo ricordi? No, mi sa che non c'ero, prof. Forse non c'ero. Allora prendiamoci un attimo il materiale. Vai sull'appendice al capitolo 1.
Aspetta, vediamo se l'ho stampata. Avevo là, no? Mi sa di no. Allora, vediamo, se la prendo direttamente da qua. Materiale didattico. Facciamo così, io te li mando pure, eh? Così stiamo a posto. Cioè, almeno sono sicuro che... Prendo quelli giusti. Sì. Allora, vieni qua, andiamo su. Facciamo allega. Documento, documento. No, sulla mole ovunque, non qui. Andiamo su. Un attimo. Allora, è 1, è 2, è 3. Eccoli qua. Parapà, parapà, parapà. Così me li apro in diretta. Sì. Se la mia connessione si arriviglia un attimo, aspetta, se vuoi, fammi la prego. Intanto li puoi anche prendere da Classroom, perché vedo che sta facendo fatica il mio... Sì, se allora vado su Classroom dove stavo prima, così. Allora, economia aziendale. E c'erano 8 allegati. Sì, salvati capitolo 1, capitolo 2 e appendix capitolo 1. Quindi le prime tre praticamente, corso... Sì, sono penso i primi. Ecco, ok, te l'ha mandati. Vabbè, apriteli da me allora, da sopra alla... Dovevo collegare il telefonino, evidentemente, perché ho aperto WhatsApp anche dal telefonino e me l'ha fatti mandare. Allora, facciamo così, andiamo molto velocemente. Apriti prima il capitolo 1. Okay. Voglio sapere quali slide tu già conosci e quali invece magari non erano lezioni che hai seguito. Ok. Allora. Definizione di economia. Aspetta che lo apro. Allora, facciamo così. Capitolo 1. Sono 19 pagine, all'inizio ci sta la tazza di caffè e latte qua, il cappuccino. Okay. Sì, definizione di economia, la macchinina, diciamo, della 500 azzurra. Ok. Queste slide le ricordi? Allora, mi sa di no, prof, perché non... Io le avevo stampate, ma non mi sa di averle viste. L'azienda, la personalità giuridica, di differenza... Allora, vai avanti fino alla slide 13. Ok. Qui c'è l'esempio della torta che ti stavo facendo. Okay. Quindi usa questa slide qua per spiegare la combinazione produttiva. Ok, slide 13. Perfetto. E impara soprattutto questa frase: la combinazione produttiva è l'insieme bene, il valore del complesso produttivo è maggiore della somma di tutti i fattori produttivi presi singolarmente. Ok? Questo ci Valore. interessa. Vabbè, c'è sotto, no? Sì, c'è scritto nella slide, lo vedi? La seconda frase. Ok, perfetto, va bene. Questa Poi qua. ancora. Sì, poi l'esempio della torta, insomma, è chiarificatore, no? Per capire, cioè, scompro dei fattori produttivi che sono collegati, chiaramente ha un valore maggiore perché ci faccio la torta. L'esempio della segheria, seguilo perché è un modo per capire il concetto della catena di montaggio, perché è di fatto una catena di montaggio. Tra l'altro, la segheria ce l'aveva mio nonno, quindi io ci ho giocato barra lavorato da piccolo, e quindi ci sono legato in qualche modo affettivamente, ma era interessante perché era un modo proprio per far capire come funziona un processo industriale. E poi ancora ti direi che da queste slide può esserti utile la slide 18,
nascita del marketing, quindi che cosa così possiamo anche dire, però questo imparano, ma giusto per sapere. Ok. Mentre invece l'altra cosa importante è nella vabbè, facciamo così, la vediamo direttamente dal capitolo 2. Chiudi. Ok. Quindi dal capitolo 1, insomma, ben poca roba. Andiamoci a vedere invece l'appendice al capitolo 1. Ok. Sì, ce l'ho. È quello con la mousse di fragole e lamponi, qua, è more, insomma. Sì, ce l'ha. Bravi, ce l'ha lì con... Allora, se vai su definizione diretta, questa te la ricordi questa lezione? C'eri? Definizione diretta, vediamo. Diciamo che da pagina 4, allora segnati da pagina 4 fino a pagina 9, c'è da imparare. Ok. In particolare pagina 9, ma ragazzi, ce ne abbiamo fatto pure i compiti su Break Even Point, quindi il secondo compito tu l'hai consegnato, a proposito, mi pare di sì. E l'ultimo sì. Ecco, e lì abbiamo fatto degli esercizi molto più scemi di questo esempio, ma fondamentalmente a noi ci interessa capire il ragionamento, cioè su Break Even Point, ragazzi, fondamentalmente c'è semplicemente da dire che bisogna porre costi totali, qualificati totali, e poi che cosa questo significa e che cosa ci serve. Abbiamo detto ci serve a valutare l'investimento, ma vabbè, insomma, torniamo prima alle slide precedenti, così le vediamo rapidamente. Parti da definizione diretta, così ci arriviamo. Perché poi effettivamente, che io ricordi, tu ti sei hai iniziato a seguire un po' tardi, quindi è possibile che questi contenuti io li avessi già affrontati in aula e quindi tu te li sei saltati, ma perché sei arrivato. Allora, Giovanni, qua c'è un po' di, come dire, sembra ostico, ma credimi è una stronzata. Okay. Perché c'è un po' di matematica dentro, ma dobbiamo farla, perché sennò non capiamo il concetto. Va bene? Allora, che cos'è una retta? Praticamente un insieme di punti allineati e continui che iniziano all'infinito e finiscono all'infinito. Questa è la definizione un pochino più elaborata. Alle scuole medie si dice che non ha inizio e non ha fine, non è che non ha inizio e non ha fine, inizia all'infinito e finisce all'infinito. Quindi esiste su tutto il piano cartesiano praticamente. Diamo un postulato, il primo postulato di Euclide, che dice che una geometria euclidea per due punti passa una e una sola retta, ok? Questa è la cosa che ci interessa, cioè se noi abbiamo identificato due punti che appartengono ad una retta, automaticamente mettiamo il righello e tracciamo quella retta, e tra due punti ne può passare una e una soltanto. Viceversa, questa affermazione euclidea ha per corollario che invece per un punto passano infinite rette, cioè tutta la raggiera, no? Ci posso disegnare che passa per un singolo punto. Ma noi quello che rileva è il fatto che dicevamo prima, cioè sapere che tra due punti passa una e una sola retta. Prendiamo questa retta che ha l'equazione y uguale 2x più 1, perché ad una retta è sempre associata un'equazione, ok? Un'equazione di primo grado. Se a questa retta y uguale 2x più 1 noi inseriamo nella x dei valori arbitrari, quindi 0, 1, 2, 3, andiamo a vedere quanto fa la y. Se ci assegno 0, 2 per 0, 0, più 1, 1, quindi y fa 1. Se ci assegno x uguale 1, allora 2 per 1, 2, più 1 fa 3. Se ci assegno 2, fa 2 per 2, 4, più 1, 5. Se ci assegno 3, fa 3 per 2, 6, più 1, 7. Quindi ottengo queste coppie di valori. 0, 1, 1, 3, 2, 5, 3, 7. Quelle che vedi nella tabellina azzurrina. Ci sei? Sì, 0, 1, 2, 5. Ok. Li posso rappresentare sul piano cartesiano. Come vedi, sono dei punti appunto allineati. Me ne bastavano due, mi bastavano A e B, o B e C, o C e D, per poterla tracciare. Però noi abbiamo fatto vedere come funziona, diciamo, la retta, cioè concettualmente.
Quindi il concetto importante, la cosa diciamo che spesso lascia piuttosto perplessi, soprattutto ai ragazzi di terzo anno di liceo, quando si fa per la prima volta geometria analitica, è questo fatto, e cioè che o la linea disegnata, questa rossa che vediamo, o l'equazione indicata, y uguale 2x più 1, sono in realtà due facce della stessa medaglia, cioè sono entrambe espressione del concetto retta. Quindi quando io dico retta, devo pensare contemporaneamente, geometricamente una linea, analiticamente un'equazione di primo grado. Sono la stessa cosa. È chiaro? Quindi questo segna, è molto importante come puoi comprendere, il fatto che geometria e algebra sono estremamente, intimamente collegati, perché sono l'uno la rappresentazione dell'altro. È chiaro? Quindi non sono legati. Quando noi disegniamo un trapezio, significa che stiamo scrivendo un sistema di disequazioni, in realtà, di primo grado, che ritagliano un trapezio. Va bene? Comunque, andiamo avanti, perché a noi ci interessa molto il concetto di retta, perché come hai visto poi dobbiamo parlare di rette. E infatti, completiamo il ragionamento sulla retta, perché ora che abbiamo capito che cos'è, l'altro aspetto importante è comprendere quali sono le sue caratteristiche. L'equazione generica è y uguale mx più k. Ora sembrano tutte lettere, lo so, ma c'è una differenza. Y ed x sono la struttura, cioè sono quello da cui capisco che è una retta, perché sono tutte e due di primo grado, e soprattutto sono l'incognita. M e k invece sono due parametri, cioè sono due numeri che cambiano, va bene, variano. Noi abbiamo preso y uguale 2x più 1, ma y uguale 3x più 5 sarà un'altra retta. Ti pare? Sì. Però è una retta. Perché? Perché vedi, y e x sono di primo grado. Allora, quali sono questi? Che cosa sono m e k? Sono i due elementi caratterizzanti. M è il coefficiente angolare e k è l'intercetta. Partiamo dal coefficiente angolare, l'intercetto è veramente una fesseria, ma il coefficiente angolare è, diciamo, la caratteristica principale. Il parametro m indica la pendenza della retta, ovvero la sua ripidità. Chiaro? Sì. Questo ci indica m. È detto coefficiente angolare, e quindi se facciamo degli esempi, y uguale 3x più 1, y uguale 8x meno 2, y uguale meno 6x più 0,5, m, o coefficiente angolare, è quello che vedi in rosso, quindi è 3, è 8, è meno 6. Può essere anche negativo, ok? Non è il caso che vediamo nel break-even point, perché costi, ricavi, costi fissi e costi variabili sono tutte aventi, diciamo, m positivo. Oddio, nel caso di costi fissi m non c'è proprio, però è zero. Però non sono mai negativi, quindi non sono mai decrescenti. Che cosa significa se m è il coefficiente angolare, questo angolo che vedi formato alla base con l'asse dell'x, dove c'è scritto m in rosso, sulla destra, sul grafico, vedi? È praticamente, che cos'è il coefficiente angolare? È l'angolo formato dalla retta con l'asse dell'x, l'asse delle ascisse, quindi quell'angolino lì. Lo sto spiegando perché è importante pure in matematica, perché poi in realtà m è la derivata. Vabbè, questo poi si vede con il tempo. Però, e la linea retta si inclina in base praticamente alla m, giusto? Sì, esattamente. Più m è alto, più la retta corre veloce verso infinito, cioè è molto ripida. Più m è basso, più invece chiaramente diventa molto, molto... cioè che taglia molto verso la x, ok? Però abbiamo detto che m può addirittura essere negativo. Allora, se tu guardi i due quadratini in rosso, vedi? Allora, se m è maggiore di 0, allora la retta è crescente, come quella che teniamo disegnata. Se invece m è minore di 0, y uguale meno 6x più 0,5, m è meno 6, la retta è decrescente. Ok? Fa di così, va verso il basso. Sì. Ok? Che cosa significa crescente o decrescente? Crescente significa che se aumenta la x, aumenta anche la y. Decrescente invece significa che se aumenta la y diminuisce. Facciamo degli esempi pratici, perché così diciamo ci capiamo
Fino a qui sembra una roba molto tecnica, no? La matematica spesso la spiegano così, ma Y, insomma, a me che me non importa. Facciamo un esempio concreto. Queste rette, no, descrivono delle cose che noi abbiamo nella realtà. Descrivono delle relazioni. Per esempio, supponiamo di voler studiare la relazione tra il numero di ore studiate e il voto a scuola. Ma è ovvio che la relazione è crescente, perché se aumento il numero di ore di studio, probabilmente aumenterà anche il voto a scuola, perché sono più preparato, questo è il vendetto che faccio bella figura. Ti pare? Sì. E quindi ecco che X e Y, ma chi sono? Sono le variabili del fenomeno che stiamo analizzando. In questo caso X è il numero di ore di studio e Y è il voto a scuola, che dipende dalla X. Se io ho studiato 0, è ovvio che il voto sarà 0 probabilmente, no? Certo. Se invece ho studiato tanto, allora probabilmente avrò un voto molto alto, okay? Quindi idealmente è sicuramente una relazione crescente, poi si deve vedere se è lineare come una retta o se assume andamenti curvilinei, però per il momento immaginiamo che sia una retta, cioè che se studio un'ora prendo 1, se studio 2 ore prendo 2, se studio 5 ore prendo 5, se studio 6 ore piglio 6. Chiaro. Immaginiamola proprio in questo caso, la bisettrice ci sono quali. Anzi no, in realtà potremmo anche considerare proprio la retta che abbiamo, che se studi 2 ore al giorno almeno 5 lo prendi, se ne studi 3 probabilmente già prendi 7, 3 per 2 6 più 1 7. Allora facciamo invece un esempio di retta decrescente. Può essere una relazione decrescente quella tra il numero di ore che Gimo parla e l'attenzione dell'alunno Giovanni alla lezione. Ma è ovvio che se io spiego 10 minuti, Giovanni è ben presente, ma se io gli spiego per 5 ore di seguito, alla quinta ora Giovanni sta schiattato sopra al tavolino che dice basta, o si è addormentato. E quindi vuol dire che la relazione è decrescente in questo caso, cioè all'aumentare di X, numero di ore che il professore spiega, l'attenzione dell'alunno decresce, si riduce. Ti pare? Sì. Ecco, quindi con questi due esempi facciamo facilmente capire che cosa è una relazione crescente e che cosa è decrescente. Quando è decrescente, M, coefficiente angolare, è negativo. Andiamo avanti e colleghiamo finalmente questi bei concetti di matematica a quello che ci serve, cioè ai costi, che noi dobbiamo arrivare alle curve di costo e di ricavo. Nel primo capitolo avevamo visto che i costi erano prezzo per la quantità, cioè prezzo del fattore produttivo per la quantità, no? Che ne compro. Costo della farina è 1 euro, compro 2 sacchi, 2 per 1, 2 euro. Banale. Chiaro? Distinguiamo però costi variabili da costi fissi e per farlo ci avvaliamo della definizione di fattore a fecondità semplice e a fecondità ripetuta. I costi variabili sono quelli che sono relativi a quei fattori che definiamo a fecondità semplice, cioè quei costi, quei fattori che esauriscono la loro utilità nel singolo ciclo produttivo. Per costruire il mobiletto mi servono 5 bulloni, quei 5 bulloni lì producono solo quel mobiletto, basta. Chiaro? Sono quindi costi variabili, perché dipende da quanti mobiletti devo costruire, tante viti devo comprare. Devo costruire 5 mobiletti, ognuno c'è 5 viti, 5 per 5, devo comprare 25 bulloni. Chiaro? Invece, i costi fissi sono quelli inerenti chiaramente ai fattori a fecondità ripetuta, cioè quelli che non esauriscono la propria utilità nel singolo utilizzo, nel singolo ciclo, ma su più cicli produttivi. La sega elettrica per tagliare il legno compensato con cui faccio il mobiletto. E quello mica fa un mobiletto o 2 mobiletti o 5 mobiletti, ne fa N.000, poi si romperà anche la sega circolare, però voglio dire, partecipa a più cicli produttivi, chiaro? Sì. Ok. Allora, quali sono le equazioni, le curve di costo, dei costi variabili e dei costi fissi? I costi variabili sono del tipo Y uguale a MX. Ah, scusami, prima non abbiamo visto l'intercetta.
torna un attimo indietro sulla slide numero 5. L'intercetta, ci sei? Sì. Il parametro K. Abbiamo detto è K, ma è molto semplice perché è banalmente il punto di intersezione tra la retta e l'asse delle Y. Vedi dove ci sta scritto il pallino con 1 sul grafico? Lo vedi? C'è K rosso a fianco. Quindi semplicemente mi dice quando x vale 0 la y quanto vale, questo vale k, vale un numero, ok? Negli esempi, come vedi, è il termine noto, cioè quello a destra, 3x più 1 è 1, 8x meno 2 è meno 2, meno 6x più 0,5 è 0,5, ok? Quindi molto semplice l'intercetta, te lo dicevo che era abbastanza pesta, ma ci torna comunque utile. Stiamo di nuovo sulla slide numero 6 e stavamo dicendo che i costi variabili quindi hanno questo tipo di equazione: costo variabile i sta per iesimo, cioè del fattore la qualunque, ok? Settimo fattore, ottavo fattore, decimo fattore, è chiaro? Perché ho più fattori produttivi in azienda, no? Abbiamo visto la torta, cioè la produco, devo comprare prima 5, 6, 7 prodotti diversi, le uova, la farina, il sale, eccetera. Quindi il costo variabile iesimo è uguale al prezzo del fattore iesimo per la quantità del fattore iesimo. Chiaro? Okay. Facile. E quindi se ha un'equazione di questo tipo è riconducibile a quelle di tipo y uguale a mx. Come vedi, se y uguale a mx, k vuol dire che è 0, cioè l'intercetto è 0, cioè il punto di origine. Vedi? Quindi il costo variabile passa sempre per l'origine e poi ha la pendenza. Qual è la pendenza? Il prezzo del fattore produttivo. In base a quanto costa, così pende di più o di meno. Ti pare? Sì, infatti costi variabili. Se per esempio, supponiamo di che per fare una torta ci servono 5 uova e 5 sacchi di farina, va bene? Ipotizziamo che la quantità quindi sia la stessa. Cioè compriamo 5 e 5. Chiaramente avrò... non so, per esempio, il sacco di farina singolarmente costa 1 euro e le uova costano invece 3 euro. È un esempio per capirci. Vuol dire che praticamente sono tutte e due crescenti, passano tutte e due per l'asse l'origine degli assi cartesiani, solo che quella delle uova è più ripida perché il prezzo è 3 euro, ti pare? Sì, è più alto. È più alto, mentre invece l'altra ha lo stesso andamento, però è un poco più abbassata, ok? Perché il prezzo unitario del sacco di farina era 1 euro, è chiaro? E allora il costo variabile è quindi questa moltiplicazione qua. E in funzione di tutto quello che abbiamo spiegato prima, capiamo perché ha questo andamento. Vediamo i costi fissi, quello per esempio, come abbiamo fatto prima, l'esempio della sega circolare per il mobiletto, no? Allora come lo esprimo? Banalissimo, cioè il costo fisso è ancora più facile, è del tipo y uguale k, cioè io per produrre anche un solo mobiletto devo necessariamente comprare la sega circolare, poi con quella ci farò n.000 mobiletti, però senza la sega circolare io non posso tagliare il legno, non posso tagliare le mensole, insomma, con cui fare il mobiletto, chiaro? Quindi lo devo sostenere e lo devo sostenere tutto insieme, non posso comprare 5 bulloni. Devo comprare una sega e quindi la devo comprare a prezzo pieno. Non posso dire, ma io voglio fare 3 mobiletti. Cioè, allora costa 10.000, però io la pago 10.000 diviso quanti mobiletti può fare e faccio per 3 e calcolo, che ne so, che mi costa 50 euro. No, io devo sostenere quei 10.000 di costo per intero, ti pare, per acquisire il macchinario. E quindi è banalmente y uguale k. Y uguale k, dove k chi è? È il prezzo per il CF con i. Il costo del fattore iesimo fisso, il costo fisso iesimo, è uguale banalmente al prezzo del fattore produttivo, fecondità, ripetuta, iesimo. Ok? Quindi y uguale 10.000 nel caso che abbiamo fatto della sega circolare. Chiaro? Dal punto di vista geometrico vuol dire una retta costante che passa per l'intercetta k uguale 10.000. Quindi non varia al variare della produzione, io comunque devo sostenere 10.000. Stop. Poi ne faccio 3, ne faccio 5, la tengo spenta o diciamo ne costruisco tanti di mobiletti fino a sfondare la sega, ma fondamentalmente sempre 10.000 già sostenere.
andiamo avanti. Adesso quindi possiamo scrivere, non ti spaventare, siamo a pagina 7, possiamo scrivere allora il costo totale. Il costo totale è banalmente la somma, abbiamo visto, dei costi fissi più i costi variabili, ok? Ci sta questo simbolo davanti che è la sommatoria, è un simbolo matematico, ok? È la S greca maiuscola e si legge sommatoria per I che va da 1 ad N, dove N è il numero totale di fattori produttivi, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che mica teniamo un fattore a fecondità produttiva, a fecondità ripetuta e un fattore a fecondità semplice. Non abbiamo un costo fisso e un costo variabile, cioè abbiamo quelli dei singoli fattori, quindi li dobbiamo sommare. Infatti, se ti ricordi, nell'esercizio sul break-even, che cosa facciamo? La prima cosa, distinguiamo quelli che sono costi fissi da quelli che sono costi variabili e poi li sommiamo, è chiaro? Cioè sommiamo prima tutti i costi fissi e poi sommiamo tutti i costi variabili. Ci sei? Sì. Ecco. E allora qui con questo simbolo di sommatoria sto semplicemente, da un punto di vista matematico, mettendo in maniera corretta, sto scrivendo correttamente l'equazione, perché sto prevedendo la somma di tutti i costi variabili più la somma di tutti i costi fissi. Va bene? Sì. Allora, come vedi sotto, il grafico del costo totale, io ti ho segnato sia in blu quello del costo fisso che quello del costo variabile. Qual è l'andamento del costo totale? Vedi che ha la pendenza, cioè coefficiente angolare del costo variabile, ma parte dal K dei costi fissi. Vedi? Sì. Quindi ci servono tutti e due per determinare l'andamento del costo totale, perché l'andamento del costo totale prende il coefficiente angolare dal costo variabile e l'intercetta dal costo fisso. Che sei? Claro? Se il costo variabile parte comunque dalla linea centrale dove c'è la X, diciamo la congiunzione tra la X e la Y, perché è un variabile, però effettivamente poi dalla K partono quelle totali. Sono effettivi, sì, perché io nel costo totale c'ho anche il macchinario che ho dovuto comprare. Il macchinario, quello costa 10.000 nel caso della sega, anche solo per il primo prodotto, perché comunque vale per tutti, è indipendente. Quindi io devo sostenere i 10.000 dell'impianto più poi le 5 viti o le 10 viti o le 15 viti a seconda di quanti mobiletti voglio costruire. È chiaro? Quindi la parte variabile, la pendenza la prende dal costo variabile, ma la parte fissa la devi sostenere comunque e quindi ne devi partire da lì. Quindi 10.000 più. È chiaro? Ok. Ok, ora che abbiamo finito la parte relativa ai costi e ci siamo costruiti male, ma pure che le ricavi, perché volessimo pure guadagnare qualcosa tutta questa storia, no? Stanno studiando a qua. Allora, è molto semplice perché sempre dal primo capitolo avevamo detto, quindi ce l'hai lì, l'equazione dei ricavi è prezzo del prodotto iesimo, non più del fattore ma del prodotto, perché io vendo prodotti, per la quantità di prodotto venduta del prodotto iesimo. Quindi ancora una volta è P per Q, ok? Solo che invece di essere P di F con I è P di P con I. Non è più fattori, ma stiamo parlando di prodotti, perché io nel frattempo ho realizzato il prodotto, no? E che è quello che vendo sul mercato. Quindi la retta, diciamo, l'equazione del ricavo totale è sommatoria sempre per I che va da 1 ad N di P, P con I, per Q, P con I. Perché anche qua una sommatoria? Molte aziende sono monoprodotto, cioè l'acqua da Stellina probabilmente vende solo l'acqua, ok? E quindi in realtà non c'è bisogno della sommatoria. Però ci sono diverse aziende che, per esempio, vendono più linee di prodotti, ok? E allora lì io devo sommare i ricavi, no? Se io vendo sia Galbanino formaggio, sia, che ne so, lo yogurt Galbani, chiaramente sono due prodotti diversi, allora devo fare la somma di P per Q relativo al Galbanino più P per Q relativa allo yogurt. Chiaro? Okay. Anche questa retta, che tipo di equazione c'ha? Cioè, ti dico Y uguale a MX, come quella del costo variabile, se vogliamo.
vedi? Cioè, dipende dalla quantità di prodotto che ho venduto e dal prezzo. Chi è il coefficiente angolare? Ancora una volta il prezzo, stavolta il prezzo del prodotto che vendo, non del fattore che acquisto. È chiaro? Sì, quindi, sì. Ecco che anche la retta dei ricavi totali è una retta crescente. Affinché ci sia profitto, è facile capire che la pendenza di RT deve essere maggiore di quella di CT. Cioè la pendenza, ovvero il coefficiente angolare di RT, deve essere maggiore del coefficiente angolare di costo totale. Chi sono i coefficienti angolari? I prezzi. È chiaro che se io compro i fattori produttivi ad un prezzo maggiore di quello che fisso per i ricavi, per i prodotti che vendo, ovviamente sarò sempre in perdita. Ti pare? Sì. Se io compro la bottiglia di plastica e la pago 3 euro, no? Poi ci produco l'acqua, la riempio e la vendo a 2 euro la bottiglia con l'acqua dentro. È ovvio che non c'è, cioè, sto spendendo per la bottiglia più di quanto poi la gente mi pagherà per comprare l'acqua con tutta la bottiglia. Ma da sé che non si... Quindi fondamentalmente il margine deve essere maggiore. Andiamo finalmente quindi a mettere tutto su un unico grafico. Ed eccolo qui a pagina 8 il nostro bravo break-even point, ok? Ok. Che cosa ci dice il break-even? Questa slide è importante più che altro per la discussione. Allora, intanto, la condizione quindi è, devo fare il sistema tra costo totale e ricavo totale, cioè banalmente ricavi totale uguale costi totali. Eguaglio queste due curve e come abbiamo visto ci viene fuori l'equazioncina in Q che poi la risolviamo e ci dice qual è la quantità di break even. Occhio che questo break even che stiamo parlando è break even di produzione, perché infatti stiamo calcolando la quantità. Non è l'unico tipo di break even esistente, questo l'ho già spiegato più di una volta, forse lo avrai ascoltato pure nelle recenti lezioni. Perché per esempio quando devo andare a richiedere un finanziamento alla banca, io devo dimostrarle che il finanziamento che le sto chiedendo sostanzialmente nei primi 3 anni futuri di vendite, io in realtà lo storno già. Cioè se ti sto chiedendo 300.000, ti faccio vedere che comunque a livello di utile 300.000 io nei primi 3 anni già li riguadagno, quindi l'investimento è sostenibile. Ma questo break even, quindi 300.000 uguale 300.000, tra quello che mi dai e quello che poi ti ritorno come finanziamento, è un break-even finanziario, ok? Stiamo parlando di finanze, stiamo parlando di prestiti. Qui invece stiamo parlando proprio di produzione, cioè quanti prodotti devo produrre, chiaro? Sì. Allora, altra cosa per cui è importante il break-even point, per una valutazione molto semplice, cioè una volta che ho stabilito qual è il break-even, io posso capire se, supponendo che la mia azienda sia in perdita, sono in perdita perché ho calcolato male le politiche di prezzo, o se invece sono in perdita perché non ho ancora prodotto abbastanza da raggiungere il punto di pareggio. È chiaro? Se io ho il break even a 500, a una quantità di 500 prodotti e ne ho realizzati ad oggi 400, è normale che la mia azienda sia in perdita perché non ho ancora raggiunto il punto di pareggio a livello di quantità. È chiaro? Quindi tecnicamente non dovrebbe esserci nessun errore di gestione, è solo un fatto matematico. Dalla 501esima unità io sarò a profitto, chiaro? Sì. Viceversa, se io sono ad una produzione di 600, ok? E il break even ce l'avevo a 500 e sto ancora in perdita, ragazzi qualcosa non va, vuol dire che ho fatto l'errore di prima della bottiglia, cioè sto vendendo ad un prezzo troppo basso di prodotti, che non mi consente quindi di dare, di marginare. E allora devo cambiare le politiche di gestione, politica dei prezzi in questo caso. È chiaro? Significa che ho sbagliato qualcosa a livello strategico. È più grave, ovviamente. Andiamo avanti, perché tutto quello che abbiamo visto finora lo possiamo spiegare molto facilmente con questo esempio, che è l'esempio più scemo che ho potuto inventarmi, sinceramente più semplici non ne ho trovati neanche su Google, quindi penso di aver fatto un lavoro buono, spero. Allora prendiamo l'esempio di questa bakery, no? Questa pasticceria, come la vogliamo chiamare, una bakery,
di queste due ragazze, Raffaella e Mina, sono sulla slide numero 9, quella con la signorina e la Nutella. Sono proprietari di un negozio di dolci, quindi in American Bakery a Pozzuoli. Decidono di aggiungere alla vendita delle loro torte la produzione di crepe alla Nutella. Questa è, diciamo, la loro nodo concettuale, cioè ci conviene? Comprano perciò una pressa per cialde, quel macchinario che vi... del costo di 500 euro e una fornitura di Nutella annuale del costo di 40 euro. Quando dici fornitura annuale, pensatelo come un costo fisso, ok? Certo. Tra l'altro loro già fanno le torte, le cake, le cheesecake, quindi diciamo probabilmente la Nutella già la comprano per fare le torte. Eventualmente devono comprarne un po' di più se effettivamente questa produzione nuova, cioè quella delle crepe, la implementano, perché chiaramente serviranno anche per quello, allora dovranno poi mettere a budget un po' di più per l'anno dopo. Però noi per il momento dice fornitura annuale, quindi consideriamola come un costo fisso, va bene? Quante cialde devono comprare e quante crepes devono vendere per coprire i costi dell'investimento, sapendo che ogni cialda ha un costo unitario di 0,20, ok? Quindi ogni cialda costa 0,20 e che rivenderanno ogni crepes realizzata a 2 euro. Indicare tutte le curve di costo e di ricavo, va bene? Allora, curve di costo e ricavo sono molto semplici in questo caso, pure perché i fattori produttivi sono proprio pochissimi. Costo fisso è 500 della pressa per cialde più i 40 euro della fornitura di Nutella annuale, ok? Quindi 540 euro. Costo variabile è dato dal costo della cialda, quindi è 0,20, 0,2 per la quantità di fattore produttivo. Il costo totale a questo punto è costi fissi più costi variabili, quindi è 0,2Q più 540. I ricavi totali, che equazione ci hanno? Abbiamo detto che vendono ogni crepa a 2 euro, quindi RT uguale a 2Q. Chiaro? Okay. Banalissimo, cioè. Calcoliamo il break-even point. Abbiamo detto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo porre, ponete sempre ricavi totali uguali costi totali, ok? Mettete prima i ricavi. A parte che è più bello, ma anche da un punto di vista matematico l'equazione ci viene più facile da risolvere. Allora, quindi RT uguale CT, quindi mi copio l'equazione di RT, mi copio l'equazione di CT e mi viene 2Q uguale 0,2Q più 540. Porto 0,2Q a sinistra, quindi di qua somma, di là sottrae, cioè di qua c'ha più, a destra c'ha più, quindi di là ci avrà meno, 2 meno 0,2 fa 1,8, quindi mi resta 1,8Q, uguale 540. 1,8 a sinistra moltiplica, quindi di là divide, la quantità è uguale a 580 diviso 1,8, che fa 300 cialde. Quindi il break-even point sta a 300 cialde, come puoi vedere dal grafico, ok? Disegniamo prima dove sta l'incrocio, ci tiriamo la scissa e l'ordinata. La scissa chiaramente sono quindi 300 cialde, abbiamo detto. A queste 300 cialde corrispondono 600 euro di costo uguale 600 euro di ricavo. Le ottengo mettendo 300 cialde, quindi il numero 300, all'interno dell'equazione di RT, è più facile. 2 per 300, 600, quindi 600 euro. È chiaro? Quindi questo che cosa significa? Significa che dopo aver rivenduto la 300esima crepe, loro avranno ripagato il costo della cialda e del come dire della Nutella. E quindi dalla 300esima cialda in poi si apre, come vedi, quella forbice sopra con le rette, si apre l'area di profitto. Dalla 301esima cialda loro sono a profitto. Ora, chiaramente, si tratta, perché pure valutiamo il break-even point? Per una questione anche di valutazione del rischio. Se loro si rendono conto che 300 cialde le fanno, per esempio, nei primi 3 mesi, l'investimento è molto conveniente, perché per gli altri 9 mesi dell'anno loro saranno a profitto. Ti pare? Sì. Poi dovranno ricomprare tutto, però, insomma, c'è un ampio guadagno. Quindi il break even point, io ho sempre detto durante il corso, ragazzi, deve stare non oltre i primi 2 anni e mezzo, massimo 3 anni, ok? Se
il break even sta oltre il terzo anno, ragazzi, l'investimento è ritenuto rischioso, non solo dalla banca che quindi ti dice no, non te li do questi soldi, ma lo dovete ritenere rischioso anche voi, cioè se partite oggi, cominciate a vendere e i primi guadagni stanno fra 3 anni, lo capisci da solo che soprattutto con la volatilità dei mercati e con i cambiamenti continui di tecnologia, gusti, umori, media e quant'altro, è molto difficile programmare dei ricavi a fra 3 anni, ok? Soprattutto se è una cosa che stai partendo adesso, cioè per la prima volta. Se sei un'azienda già avviata e stai mettendo su un nuovo prodotto, ci puoi anche pensare, però se quella è la tua attività principale, il break even deve stare molto prima. Sì, sì, chiaro? Sì. Se hai la possibilità di aspettare quei 3 anni perché hai le spalle coperte, ok, se devi mangiare di quello. Esatto. Ok, del capitolo appendice, queste sono le slide principali, non c'è molto, cioè dopo ci sono tutta una serie di altre cose molto amene che vanno nel filosofico, ma non ci interessano per l'esame. No, pian piano sta prendendo forma, perché all'inizio non si capendo niente, però adesso. Ok. Allora, io comunque, quando parliamo di break-even, voglio sapere, ovviamente, la cosa principale, ricavi totali, quali costi totali. Poi voglio sapere a che cosa serve. Cioè, la mia domanda, chiaramente, più che di costruzione, algebrica e quant'altro, deve essere, cioè, rivolta, facendo gestione, finanza, eccetera. Cioè, a che serve su break-even point? Detto, mi devi rispondere, chiaramente, che serve per fare una valutazione di rischio, abbiamo detto, e anche per comprendere, come dire, a che punto siamo e quell'investimento come funziona. Cioè, se sono in perdita, mi consente di capire se sono in perdita perché non ho ancora raggiunto il punto di equilibrio o se invece sto sbagliando le politiche gestionali, perché il break-even lo avrei già dovuto aver raggiunto e poi sono ancora in perdita, quindi c'è qualcos'altro che non va. Il problema allora non è la produzione, ma è la vendita. Chiaro? Se tiene sotto controllo quello che sta facendo, tirare una linea a dire sì, spendo 10, cioè guadagno 9 in un termine di tempo, vuol dire che non sto capendo niente. E quindi fondamentalmente danno linea per... Sì, sì, ok. Quello sì. Andiamo avanti con la tesina a questo punto, perché mi pare che ci siano delle altre cose che invece sono presenti sul capitolo 2. Ok. Tesina, quindi l'ho chiusa. Bella, già. Ho chiuso la tesina, vabbè. Quindi torniamo... Allora, aspetta un attimo, mi apro pure il capitolo 2, così perlomeno stiamo. Ok. Allora, abbiamo il capitolo 2 e ce lo teniamo qua su. Poi andiamo in... Caspita, mi sono svegliato da poco, ma già sto annebbiato. Ho riposato male stanotte. Beh. Allora, io sto impegolatissimo. Sei riuscito a riposare, dicono. Sei riuscito? Dormire ho dormito, ma non ho dormito bene. Sei pieno di pensieri, forse, pieno di tesi. No, è che sto lavorando molto sui materiali, sulle cose che mi stiamo dando, poi sto coordinando i docenti, non è semplice, ragazzi, e non mi vale la pena, onestamente. Cioè, in azienda le cose funzionano. L'anno prossimo, mettiamola così, o si fa in un altro modo, o altrimenti non ci siamo, insomma. Molte cose sono disorganizzate a monte, bisogna un attimino dare delle linee guida, perché non è manco colpa dei docenti, qua siamo tutti quanti alla prima esperienza lavorativa, ma proprio per questo ci sarebbe dovuto essere un maggiore coordinamento dall'altro, perché guarda, a tal giornata presenta questo documento, quest'altra cosa si fa in questo modo, Classroom funziona così, noi siamo stati così buttati ad operare, diciamo. Ma proprio dilettanti allo sbaraglio, c'è cioè la corrida di Corrado, siamo a quei livelli là, cioè vai, quello che stai fa, vediamo. E meno male che ci sei tu, che comunque fondamentalmente da quello che vedo stai coordinando tutto, alla fine stai facendo... Ma quello che non... io queste cose le ho imparate, un po' in azienda, un po' ci sono portato, poi c'è i miei genitori che sono tutti e due insegnanti, quindi...
se non altro per, sai, in casa uno acquisisce, no? Quindi sapevo che c'erano delle cose da fare, però comunque questa non è la scuola, non è una critica alla scuola in sé, dove è stata per San Castrillo, perché nel pubblico è uguale, identico, uguale, uguale, uguale. Allora, andiamo invece su marketing, dove parliamo l'unica vera scelta strategica, leadership di costo, convenience, good e commodities, relativo marketing mix. Ok, allora, andiamo un attimo. Vabbè, allora guarda, il capitolo 2, fondamentalmente, fammi vedere, perché non credo che... È sempre quello con la Nutella, Nina, qua. No, allora il capitolo 2 tu riguardatelo comunque, studiatelo, ok? È quello che abbiamo affrontato anche abbastanza recentemente. Tu l'esempio delle felpe c'eri? No, felpe non mi ricordo. Dimensionamento produttivo, scala di pantaloni, non le abbiamo ancora viste. Vabbè, allora dopo magari ci facciamo un passaggio anche là, spero veloce, ma è un capitolo abbastanza significativo. Vediamo prima la slide di marketing, quindi vai su pagina 10. Quindi questa con la maglia stampante, così. Ah, sì, per la maglia. Sì, però ti sto dicendo, vai sulla slide 10 della tesina, marketing, ci sta il cavallo degli scacchi. Allora, tesina io qua. Vediamo prima tutto quello che c'è in tesina e poi eventualmente ci vediamo il capitolo 2. Fatto un errore tattico, questa tesina l'avrei dovuto assegnare a qualcuno che aveva seguito il corso già all'epoca. Vabbè ragazzi, ma ce la si fa. La mia politica. Sì, ok. L'unica scelta strategica, leadership di costo. Convenience, good e commodities, relativo marketing mix. Ok. Allora, abbiamo visto poi che in termini di pianificazione strategica il concetto è sempre lo stesso, cioè i procedimenti logici sono sempre gli stessi, ovvero segmentazione, quindi vado ad analizzare chi sono i componenti del mio mercato in base a delle componenti oggettive, in base a delle variabili oggettive, quindi età, sesso, livello di istruzione, geolocalizzazione, dove sono, quindi sul territorio. È chiaro? Quindi comincio a stratificare i miei potenziali clienti in base a queste variabili e capisco che ci sono magari dei segmenti, ok? Ad esempio, dei rasoi, sicuramente i maschi per la barba, no? Possono essere interessati, mentre per le donne possono essere interessati, si spera, non per la barba, ma per radersi altre parti del corpo più carine, va bene? E quindi chiaramente questo significa però che il mio prodotto dovrà essere differenziato, magari con una lama più resistente per gli uomini, perché la barba è più dura, e una lama invece più delicata per le fanciulle che magari devono curarsi linguine, se non altro. E poi che ne so, proprio perché so che sono maschi e femmine, la lama resistente la monto su uno di plastica blu, mentre invece quella femminile ci faccio il manico più delicato, più carino, magari rosa. Cioè, quindi già questa è, vedi, dalla segmentazione comincio a decidere poi come applicare il mio marketing mix, no? Perché ho identificato due segmenti di mercato per i miei rasoi, che sono i maschi per la barba e le femmine per altre cose, ok? Quindi il primo step è la segmentazione, che si fa su variabili oggettive. In questo caso abbiamo scelto quella di genere, no? Potrei fare una differenza ulteriore tra in base all'età, ok? Quella la potrei fare ad esempio in sede di pubblicità, capire se ho più clienti donne adulte o se ho più clienti donne adolescenti, comunico in maniera diversa. Dopo aver fatto la segmentazione, che è su variabili oggettive, io vado poi a metterci su la clusterizzazione, cioè vado a vedere dal punto di vista del profilo psicologico come si comportano i miei maschietti, come si comportano le mie femminucce, come si comportano gli adolescenti e come si comportano
gli adulti, è chiaro? E quindi segmentazione, clusterizzazione, faccio anche un'analisi dei miei competitor, come si propongono, no? su questi cluster, in modo da identificare se c'è qualche segmento, qualche cluster scoperto. Magari c'è il mio competitor A che ha scelto di fare la pubblicità con Lady Gaga e quindi si prende tutte le adolescenti femmine, molto posizionata su donne adolescenti, chiaro? Vado quindi a vedere se resta qualcosa escluso, insomma cerco di capire il mio posizionamento. Quale deve essere il mio posizionamento? Lo abbiamo visto anche nel business case, diciamo, assegnato, quello del compito. Quindi fondamentalmente devo capire come posizionarmi. Una volta che ho fatto queste tre step, segmentazione, clusterizzazione, posizionamento, decido quindi la vera e unica scelta strategica. Il resto sono politiche, politica di comunicazione, politica di distribuzione, eccetera. Ma di strategico c'è una sola scelta, ed è quella tra leadership di costo o differenziazione. Cioè, o mi propongo come quello che è il più economico sul mercato, ok? O altrimenti devo scegliere di differenziarmi e giustificare quindi con la mia differenziazione, che anche lì può essere oggettiva o soggettiva, giustificare quel sovrapprezzo che faccio pagare rispetto a chi invece sta vendendo a un prezzo più basso. Chiaro, Giovanni? Sì. Quindi la scelta strategica, l'unica scelta strategica è questa, le strategie competitive. O leadership di costo o differenziazione. Solitamente un buon mix, cioè una buona scelta strategica è sempre comunque un mix delle due, ok? Certo. Cioè, per esempio, se sono Mercedes, chiaramente sarà 80% di differenziazione, basata soprattutto su variabili di status, cioè se sei un certo tipo di persona compri Mercedes, se sei un libero professionista e voglio dire, ottengo il tuo dopo, cioè sei uno che vuole anche un po' ostentarlo, il tuo benessere, il tuo essere capace, eccetera, sei un cliente Mercedes probabilmente, per status. Però comunque Mercedes poi non è l'unica macchina bella per i professionisti che c'è, perché c'è anche BMW, perché c'è anche Audi, perché c'è anche, volendo, Golf di Volkswagen come modello singolo. Ci sono altre auto comunque valide, la Volvo che si posiziona per sicurezza, quindi non puoi dire vabbè, allora vendo al prezzo più alto del mercato. No, devi comunque poi bilanciare intanto anche con l'esigenza delle persone, che vuoi per la crisi, vuoi perché nessuno poi vuole pagare più del dovuto, tranne forse se vai nel segmento delle top car, là io la Lamborghini la compro proprio perché gli altri non se la vanno per mettere, quindi più costa paradossalmente io più la voglio, ma è solo, come dire, una questione di elasticità anche particolare per i beni di lusso. Ma per la maggior parte c'è un'esigenza comunque di bilanciamento, no? Rapporto prezzo-qualità. Quindi comunque un 20% della strategia deve essere anche leadership di costo. Come la faccio? Ebbene, io ti dico che intanto sono Mercedes, quindi il mio prezzo base della classe A è 25-30 mila euro, quindi comunque di più rispetto a Volkswagen, Fiat o altri inferiori. Però poi nel personalizzare l'auto ti consento di scegliere al prezzo base l'interno con l'intelaiatura normale, poi se invece tu vuoi essere personalizzato, quella cosa più, allora gli accessori, no? Gli optionals ti consentono di personalizzarle e spendere un po' di più o un po' di meno in base alla tua tasca, in base a quanto vuoi esercitare questa tua variabile di status. Quindi modulare, rendere, come dire, l'offerta non a blocco fisso ma a moduli è un modo per mantenere dentro un 20% di strategia di leadership di costo. Chiaro? Sì. Ok, siccome stiamo parlando della prima industrializzazione, chiaramente la scelta strategica è per lo più quella di leadership di costo. Cioè io raggiungo economie di scala, che stanno nel capitolo 2, dopo le vediamo, e quindi mi pongo come quello che vende al prezzo più basso sostanzialmente. Quando faccio tutta economia di scala, chiaramente mi sto ponendo come il...
il prodotto più standard, più basilare possibile, ma anche quello a prezzo più basso. Io ho sempre detto che non amo molto la leadership di costo, perché ci sarà sempre un cinese in coma che venderà un euro in meno di voi, o troverà il modo di smontare, di montare il prodotto e venderlo a un euro in meno di voi. Quindi puntare 100% su leadership di costo. O sei in un settore dove le barriere d'ingresso sono talmente forti che nessuno ci entra, perché c'è bisogno di enormi investimenti per entrare, ma altrimenti è una strategia perdente. Nel lungo termine comunque sicuramente lo è. Devi sempre cercare di avere qualche elemento distintivo. Quindi chi adotta una strategia di leadership di costo, ovviamente, su quale tipologia di prodotti è consigliabile ed è consentito tutto sommato? I prodotti che nella classificazione ASA rientrano tra i convenience good e le commodities. Allora, la classificazione ASA dei prodotti di marketing americana prevede quattro categorie: convenience good, commodities, shopping good e specialty goods. Ok? Sono ordinati in senso crescente di prezzo, sostanzialmente. Se io sto comprando l'accendino chiaramente è un convenience good, cioè a meno che non sta andando a comprarlo nel posto particolare perché è un souvenir e sto a Londra, quindi allora magari lo pago pure 3 sterline così per portarmi il ricordo, il regalino. Ma se sto qua e devo comprare le sigarette e l'accendino, chiaramente non è che mi metto a spendere 3 euro di accendino, chiaro. Convenience good sono quelli proprio, diciamo, di bassissimo prezzo, larghissimo utilizzo, ovviamente. Ci rientra anche il rasoio che facevamo prima come esempio, BIC, 1 euro e c'hai il rasoio. Cioè, quindi sono beni di questo tipo qua. Allora, proprio perché costano poco, quindi chiaramente non è che c'ho tanto margine di contribuzione, la scelta strategica necessariamente è quella di leadership di costo, cioè devo produrre in scala per avere i maggiori economie di scala possibile, quindi i maggiori risparmi in termini di produzione, il costo minore possibile, perché riducendo il costo, già il prezzo è basso, riesco ad allargare un pochino quella forbicina, e vendendo tantissimi di questi prodotti, allora forse se sono clipper riesco ad avere un ritorno importante, ma altrimenti no, chiaro? Certo. Quindi convenience good. Le commodities sono sempre valori, diciamo, sono sempre beni di basso prezzo. Una commodities, che ne so, potrebbe essere questo pacco di biscotti, per dire, ne potrei comprare anche un altro, però insomma con prodotti, diciamo, sempre di basso valore, intorno ai 5-10 euro massimo, insomma, però già appunto stiamo parlando già di un livello di prezzo leggermente superiore a quello dei convenience. Anche lì, vedi, per esempio, ecco, questo per esempio un esempio che possiamo fare è Alcott. Alcott lo conosci come marchio, no? Sì, certo. Allora, diciamo che gli shopping goods, la terza categoria, tipicamente l'abbigliamento, ok? Perché? Perché intanto già ci cominciamo a muovere verso prezzi ancora un pochino più alti, 10, 15, 20, 30, 70 euro, quello che è, ma la cosa più importante è che negli shopping goods io comincio ad esternare qualcosa di me, cioè il prodotto che acquisto dice qualcosa di me, chiaro? Nell'abbigliamento, ovviamente, io in questo momento sono vestito di rosso con una maglietta, forse proprio dell'Alcott, vabbè, o un'altra marca, però insomma, ti sto dicendo che sono una persona vivace, che sono una persona che si vuole mantenere giovane, eccetera, eccetera. Quindi c'è qualcosa di me all'interno della scelta di questa maglietta, che è già più soggettiva rispetto a questo accendino, ok? L'accendino lo compro che mi serve per accendere le sigarette, non è che dice molto di me. A meno che non sia un collezionista anche là. Perché facevo l'esempio di Alcott? Perché Alcott come tipologia di bene, no? Dovrebbe rientrare negli shopping. Chiaro? Tuttavia, se tu ti ricordi, Alcott tempo fa nacque come marchio di medio-alta qualità. Non era da atelier, però insomma era un classico sportivo che era il tipico della famiglia borghese. Infatti io nasco come cliente Alcott così.
il pantalone lo compravi, costava 50, costava 70, costava quanto un Levi's, come voglio dire, cioè, quindi c'era un modo di manifestare anche parte di se stesso. A un certo punto, per questioni di competizione di mercato, Alcott ha fatto la scelta di scendere, cioè ha deciso di andare sulla grande, grande quantità di gente e abbassare i prezzi, perché quel posizionamento lì evidentemente non era più sorreggibile. Chiaro? Gli dava, diciamo, il fatturato. Scendo. Oggi è un marchio estremamente commerciale, quindi se tu vai al negozio di Alcott con 5 euro ti porti via la t-shirt, ok? Cacchio. A quel punto lì, per me, è rientrato di nuovo nelle commodities, perché tu vai lì da Alcott non per comprare la maglietta che dice qualcosa di te, quella la compri magari da un'altra parte. Vai da Alcott il primo di luglio con i saldi per l'estate per prenderti quelle tre t-shirt che ti servono giusto nell'armadio per mettere qualcosa in più, diciamo, di nuovo, e nel frattempo le altre maglie si fanno vecchie, mano a mano. E quindi è un'esigenza di riaggiornamento. Ma vedi, io tratto quelle t-shirt, sì, devono essere carine, non devono essere proprio brutte o insensate, però non mi ci applico neanche più di tanto nella scelta. Se vanno bene, più larghi, più stretti, sì, ma 5 euro ti sto dando per la t-shirt. Quindi il prodotto lo sto trattando da commodity, è chiaro? E allora, che cosa significa? Che Alcott ha fatto una scelta di strategica di scendere, quindi abbandonare il posizionamento classico sportivo a borghesia medio-alto, è andato sul commerciale e ha deciso quindi di delegare, derubricare il proprio prodotto da un prodotto che aveva una forte componente soggettiva a una commodities, cioè tu serve, vieni a cattare, invece io mercato, vieni a cattare, 5 euro però perlomeno scrivi Alcott, però fondamentalmente è una commodity, ok? Allora, leadership di costo, vedi come tutto è collegato, quando tu scegli fondamentalmente leadership di costo è probabilmente perché il tuo prodotto è o un convenience o al massimo una commodity, o tutt'al più uno shopping che però tratti da commodity. Questo è, sarebbe impensabile per Mercedes, che invece è tutto, quasi tutto differenziazione, porsi come la migliore auto, però anche quella a più basso prezzo sul mercato. Cioè, non avrebbe senso, ti pare? Sì, sì, assolutamente. Perché significherebbe che andrebbe probabilmente, con le sue politiche, con il fatto del break-even, andrebbe a porre il prodotto ad un prezzo più basso, prezzo di vendita dei prodotti, più basso dei costi di acquisto dei fattori. Perché se Mercedes costa così, sì, perché il posizionamento, eccetera, diciamo, molto soggettivo, molto, ma pure perché le componenti sono buone, il motore è buono, quindi costano quelle componenti. Certo, non può neanche pensare di porsi come leadership di costo, perché sennò il break-even va, cioè, non lo raggiunge più, è chiaro. Dovrebbe raggiungerlo dopo tantissime auto vendute. Quindi questo per quanto riguarda la relazione tra leadership di costo, convenience good, e quello che stiamo dicendo durante la tesina inerente al processo di industrializzazione e l'economia di scala e di scopo, okay? Quindi relativo a marketing mix lo abbiamo un po' spiegato, chiaramente ti comunico a seconda di come mi sono posizionato, stiamo dicendo leadership di costo, che tipo di marketing mix faccio in prodotto, prezzo, comunicazione e distribuzione. Prodotto il più semplice possibile, ovviamente, quindi prodotto base, abbiamo detto tra l'altro che sono prodotti semplici che costano 1 euro, 5 euro, cioè il prezzo è la definizione di leadership di costo, il più basso sul mercato, ok? Per quanto riguarda comunicazione e distribuzione, chiaramente le implicazioni quali sono? Comunicazione massiva, commerciale, rivolta a tutti, cioè io devo fare tanta quantità perché ho basso margine, quindi devo fare molta molta quantità, quindi non posso andare troppo per nicchie di mercato, devo fare una pubblicità, che cacchio ne so, con Fedez, con chi, diciamo, ormai su larga scala mi consente di veicolare il prodotto. E anche dal punto di vista della distribuzione, se devo fare tanta quantità vuol dire che poi questo prodotto fisicamente deve essere disponibile in maniera molto facilmente fruibile dal mercato, quindi dal tabaccaio, quindi da Auchan, quindi un po' ovunque. E allora significa distribuzione capillare,
cioè in tutte le GDO, in tutti i supermercati, in tutte le grandi diciamo aree di vendita, è chiaro? Quindi il marketing mix, ragazzi, una volta che si è fatta una buona posizionamento, una buona scelta strategica, il marketing mix è quasi una conseguenza, è un decuius, cioè una derivazione. Non posso pensare di andare a posizionarmi, che ne so, nella atelier di alta moda piuttosto che nella spa, che sono ambiti dove chiaramente sono punti vendita riservati a pochi che hanno i soldi. Se sto facendo leadership di costo e devo arrivare sulla massa, devo andare dove sta la massa, è chiaro? Certo. Poi quando parli posizioni particolari, non puoi collocarti ovunque, devi sempre stare in quel target lì. Sì, devi raggiungere in maniera capillare il territorio, quindi devi assicurarti di avere quella che si chiama un'ampia copertura distributiva, quindi devi essere presente in tutti i negozi. Puoi anche pensare di essere pure nel negozietto particolare, ma è una strategia, è una politica di comunicazione marginale o di distribuzione marginale. Tu devi badare prima ad essere presente là dove tutti comprano, è chiaro? Perché stai facendo leadership di costo, hai bisogno di fare quei numeri, quantità. Se non fai quantità, il margine già è basso, quindi perché su un accendino che ci guadagnerai 5 centesimi su quell'euro tra il costo di produzione, il tabaccaio che lo deve vendere e il euro costo su cose, quindi per guadagnare significa che di 5 centesimi ne devi vendere veramente tanti e allora devi stare un po' dappertutto. Quindi il marketing mix nel caso della leadership di costo è abbastanza semplice, perché è obbligato, è un percorso obbligato, devi andare sulla grande distribuzione, c'è poco da fare, e anche sulla grande comunicazione, quindi con la comunicazione di massa. Quindi anche per esempio la strategia digital sì, serve sicuramente, ma assume molto rilievo nella terza P, quella della comunicazione, ancora i mass media, ancora la TV, ancora tutto quello che oggi viene guardato per la maggior parte anche per esempio dalla zia Maria o da tua mamma, da mia nonna, quello che è, chiaro? E andiamo avanti. Matematica, vabbè, la non c'è, quindi tanti saluti. Informatica, addirittura io avevo pensato di farmi mettere anche alcune materie che credevo fossero oggi obbligatorie. Per me è assurdo che voi non abbiate nozioni di informatica e che quindi, per esempio, non sappiate ancora fare bene un PowerPoint, quando poi, voglio dire, chi esce da qualsiasi liceo dovrebbe saper utilizzare perlomeno il pacchetto Office, ma evidentemente su questo la scuola italiana proprio ancora non ce la fa proprio. Diritto e finanza, quindi andiamo su pagina 13. Sì. Ci sei? Sì. E qui, vabbè, anche qui, questo penso ti abbia inviato il materiale, cioè io sicuramente te l'ho mandato, però io direi l'ha prodotto lei, ragazzi, sto facendo da fulcro e da filtro, però insomma, comunque li ho letti tutti i materiali, che poi chiaramente per deformazione mia professionale, un po' per immaginarli meglio, un po' pure per presi che caspito ce l'hanno scritto, però insomma, i materiali sono buoni, sono tutti ottimi, quello che vi hanno prodotto è stato al di sopra, molto al di sopra anche questo delle mie aspettative. Definizione di imprenditore, articolo 2082 del codice civile, fatela leggere, è come spesso accade in diritto, diritto privato in questo caso, cioè l'articolo ti dà una definizione, poi la giurisprudenza e quindi la professoressa di diritto prendono singole parti di quella parola, di quella frase, e quindi a volte anche la singola parola, e ti spiegano passo per passo, come ho fatto io nel primo capitolo con la definizione di azienda, cioè vi ho dato la definizione con quelle 5 frasi collegate, e poi ho fatto 5 slide, uno per ogni frase, no? Per far capire che significa questa parte, che significa quest'altra parte. Nella definizione di imprenditore, la cosa più rilevante, a mio avviso, è il concetto di, quando dice attività economica produttiva. Là bisogna attività economica in particolare è importante, perché attività economica vuol dire tutto, non vuol dire niente. Chiaramente siamo abituati a pensare, o almeno si era abituati a pensare, all'imprenditore come qualcuno che produce qualcosa di fisico, quindi un bene,
ma abbiamo visto che soprattutto in Italia e soprattutto in generale nel mondo negli ultimi decenni si va verso soprattutto la produzione di servizi, cioè produrre il biscotto è attività economica, certo che lo è ovvio, produco un bene, lo vendo, quindi. Ma non so, produco navigatori satellitari, un software per la navigazione satellitare, è un prodotto, è un servizio, ma certo che lo è. Produco un software che ti consente di fare la spesa da casa, è un servizio, certo che lo è. Anche queste sono attività economiche, perché concetto sempre di economia che ho espresso nella prima slide del capitolo 1, economia semplicemente è allocazione ottimale di risorse scarse. Quindi anche un bene immateriale, ma che mi consenta di allocare meglio il mio tempo e quindi di risparmiare tempo e soldi, perché il rider mi porta la spesa fino a casa e magari è andato a prendere il pane alla Coop e invece il latte alla Lidl, quello comunque per me è un'attività, identifica un'attività economica. È chiaro, deve essere chiaro il concetto di economia, se no si riduce semplicemente a ma è un bene materiale o immateriale. Non è questa la questione. La questione è se rileva o meno per l'utenza ai fini di una migliore allocazione delle proprie di risorse e disponibilità. Comunque, chiaramente, questo ti sto dando la mia versione interpretativa, però tu questa la devi vedere da una professoressa di diritto. Questo non me lo ricordo che cosa ti abbia scritto. No, sicuramente ti ha citato il codice civile, almeno l'articolo imparalo, e poi chiaramente elementi di diritto ambientale, l'inquinamento da polveri sottili e normativa Unione Europea sulle emissioni di CO2, ovviamente una delle conseguenze della prima industrializzazione, oltre a quelle di natura sociale che dicevamo prima sul lavoratore, il servopadrone, Marx, Hegel e quant'altro, l'altra conseguenza è stata di natura ambientale, quindi di inquinamento, e adesso, proprio nel senso adesso, oggi, stiamo finalmente cominciando a considerare un po' più seriamente il problema della natura e della ecosostenibilità. Vedi dopo quanti anni, cioè sta cosa, quindi stiamo parlando 1730 a seguire, quindi dopo quasi tre secoli finalmente l'uomo ha capito che queste conseguenze poi in realtà sono gravissime. Ha capito che si è palesato il problema, no? Si è palesato, sì, ma noi purtroppo siamo spesso una razza che aspetta. C'era il mio vecchio finché non esce il ditone da dentro alla scarpa, la scarpa uva non la compri. Questa è una mentalità soprattutto italiana. Fuori, perché fuori il problema dell'ambiente se lo sono posti, e come civiltà molto meno civili e acculturate delle nostre, ma che su questo aspetto invece sono molto molto avanti da sempre. Io ricordo che quando andavo a fare io lezione di marketing dal professore all'università, lui faceva l'esempio dell'Atlas, che è una società penso produca detersivi, qualcosa del genere. Disse: ragazzi, guardate, uno si può differenziare anche su delle variabili sociali come quella dell'ambiente. Ad esempio l'Atlas in Scandinavia, loro sono molto sensibili al tema dell'ambiente, si vede che stanno vicino al Polo Nord, forse lo vedono anche, lo scioglimento dei ghiacciai, e quindi insomma, ecco lì, e sto parlando di buoni 20 anni fa, era un elemento addirittura di distinzione su cui poter fondare il marketing mix sulla parte di comunicazione, 20 anni fa. L'altra dimostrazione purtroppo è relativa proprio alle energie rinnovabili. Noi siamo con l'ENI ancora attaccati al carbone, che è oggetto della tua tesina, quando invece questi famosi paesi del nord Europa o del centro Europa sono switchati al rinnovabile 20 anni fa, hanno fatto gli investimenti che oggi sono a break even e quindi adesso vanno a regime. E per questo paesi che non hanno mai contato niente, come l'Olanda, il Benelux in generale, diciamo Belgio, eccetera, Danimarca, cioè gente che veramente non aveva mai contato niente, oggi invece ci dice di no ai finanziamenti europei e quant'altro, perché loro al problema hanno dato una risposta 20 anni fa con chiaramente degli investimenti e dei sacrifici economici, però oggi beneficiano delle loro giuste e corrette politiche che noi fatichiamo ancora ad adottare. Questo per dare, diciamo così, una visione anche moderna a questa tesina, diciamo, sulla
sull'industrializzazione. E andiamo sull'ultima, scienze motorie. Vabbè, correre in città fa male, il sistema respiratorio. Qua io in realtà ho anche già qualcosa, infatti sinceramente quasi quasi te lo comincio pure a mandare, così se il professore di scienze motorie riesce a produrre il materiale, bene, ma se no tu vuoi almeno il culo parato ce l'hai. Va bene? Bene, va bene. Oddio, il professore di scienze motorie pure è stato molto disponibile, in verità, semplicemente questo weekend era fuori e quindi non ha potuto lavorare ai materiali. Io il sollecito a tutto il gruppo l'ho fatto, per dire guardate, manca questo a questo, questo a quest'altro, questo a quell'altro, finite, perché i ragazzi devono studiare, giustamente stanno cominciando anche a farsela un po' addosso, perché l'esame si avvicina, quindi diamogli tutto. Soprattutto non volevo fare che poi finivate penalizzati proprio voi che avete seguito il corso, ma cioè, poi Elvia aveva ragione, no? E già avete avuto la tesina più complicata, chiaramente per farvi avere un voto più alto. Però cavolo, insomma, finiamola con i materiali e tutto. Prenderei giusto qualche altra parola, quindi la tesina, claro? Sì, sì, no, è tutto chiaro, sì, devo mettere tutto a, sì, a studiare. Molte cose l'ho già guardate, l'ho già lette, però un ripasso ci vuole per forza. Sì, sì, allora, soprattutto adesso, adesso intendo da domani, perché ci mette sempre un po' di tempo per caricare i video, soprattutto quando sono lunghi come il nostro, però da domani dovrebbe comparirmi questa, la registrazione di questa lezione. E quindi sei per filo e per segno, insomma, riguardatela più volte come stanno facendo anche gli altri, perché ognuno di voi ho fatto una lezione individuale proprio per esplodere al meglio gli argomenti della tesina. E quindi niente, insomma, riguardatela più volte, perché chiaramente ti chiederò quello che ti ho detto, cioè almeno per quanto riguarda la parte mia. Penso parleremo, due sole slide, quindi break even point, mi dici giustamente qualcosina, mi farebbe molto piacere se ti esprimessi anche sul lato marketing, su quello che abbiamo visto prima, cioè leadership di costo, che è chiaramente abbinata all'economia di scala, e ovviamente alla questione, diciamo, commodities e convenience goods, quindi basso margine, alta quantità, quindi il conseguente marketing mix, ovvero prodotto elementare, semplice, prezzo, lo dice la definizione della strategia stessa, leadership di costo, quindi prezzo più basso possibile, più basso del mercato, comunicazione e distribuzione necessariamente massive, quindi mass media per quanto riguarda la comunicazione e grande distribuzione, tutto quello che è, diciamo, copertura distributiva, ampia e capillare copertura distributiva per rendere il prodotto fruibile nella maniera più estesa possibile. Chiaro, questo è in estrema sintesi quello che rileva nella tua tesina per quanto riguarda i miei argomenti. Andiamo ad aprirci, così chiudiamo anche questa questione. L'altro capitolo che ti avevo dato il materiale, che ti ho mandato il materiale. Capitolo 2? Sì, capitolo 2. Okay. Comincia la nuto stamattina, cioè, boh, secondo me mi devo fare un'altra letta di sonno e poi mi scelgo. Allora, materiale didattico. Quindi, capitolo 2, eccolo qua. Allora, per approfondimento, ok? O in particolare per quella parolina, diciamo, delle economie di scala, andiamocene. Allora, intanto a pagina 3, quella dove c'è disegnato il pullman nella benzina, sì, trovi un ulteriore, questa slide ti può essere utile perché ti dà la definizione di fattore F con semplice e ripetuta, che abbiamo detto ci serve per distinguere costi variabili e costi fissi. Quindi magari segnatelo che la 3 è importante. Andiamo avanti, perché sennò veramente se ci mettiamo a parlare pure di obsolescenza tecnica non la finiamo mai più. Certo. Tu ovviamente, se puoi, daccela una visura e una lettura a tutto il capitolo. Ma l'altra slide che mi interessava è la slide numero 9. Strutture operative. Sì. Al di là, diciamo, di strutture operative, perché poi questa slide sta inserita in un discorso un po' più ampio, però il concetto che rileva è la standardizzazione.
Quando parliamo di catena di montaggio, inevitabilmente parliamo di standardizzazione, perché facciamo appunto dei prodotti in serie, quindi sono uguali tutti quanti fra loro, è chiaro? Sono standard, appunto. Ecco. C'è una questione da affrontare, e cioè l'esigenza del mercato tra standardizzazione e flessibilità. Ok? Cioè i due opposti sono standardizzazione o flessibilità, che poi ricalcano molto le strategie competitive, cioè leadership di costo, standardizzazione porta al leadership di costo, o flessibilità porta alla differenziazione. Chiaro? Allora, il concetto è questo. Perché la standardizzazione è un bene? Perché comporta diversi vantaggi. Innanzitutto, le famose economie di scala che abbiamo più volte citato, ma non abbiamo detto ancora che cosa sono. Le economie di scala che sono il massimo utilizzo degli impianti e la riduzione al minor costo unitario per prodotto finito. Cioè, se io lavoro in serie, il costo unitario del singolo bene che produco mi si abbassa. Perché? Perché, allora, intanto gli output sono tutti uguali, quindi i prodotti sono tutti uguali, le risorse sono tutte identiche, no? I bulloni, le viti, i pezzi di plastica, i finestrini, quello che mi serve per produrre l'auto, sono tutti uguali i fattori produttivi e sono tutti uguali i prodotti finali, perché la Fiat Panda 1 è uguale alla Fiat Panda 2, alla 3, alla 4, alla 1000, ok? Se per costruire un'automobile il costo fosse per esempio X, è chiaro che produrne 100, il costo non è 100X, ma è di meno. Perché? Perché, come nell'esempio della sega elettrica che abbiamo fatto prima, io ormai il fattore macchinario, il fattore a fecondità ripetuta, io l'ho comprato, quindi lo posso utilizzare fino a quando non si scassa. È chiaro? Gli impianti macchinari, in generale il fattore a fecondità, fecondità ripetuta, hanno un qualcosa che si chiama capacità produttiva. Cioè, quando compro la sega circolare oppure il macchinario, il robot per tagliare le portiere dell'automobile, so già che con quel robot ci faccio 50.000 auto, cioè ha una capacità produttiva di 50.000 auto, 50.000 cicli produttivi, chiaro? Se poi ci faccio la manutenzione oppure lo utilizzo in maniera appropriata, magari arrivo anche a 70.000, chiaro? Allora vuol dire che io per produrre anche una sola automobile, quel robot lo devo comprare. Però poi ammortizzo il costo di questo impianto su n.000 produzioni. Quindi fino a che non si scassa il macchinario, tutti i prodotti successivi mi costeranno di meno, ti pare? E avrò più margine. Esattamente. Quindi quanto più utilizzo al massimo gli impianti, tanto più chiaramente si riduce il costo unitario del prodotto finito e quindi si allarga la forbice del margine tra il prezzo di vendita e il costo di produzione. Chiaro? Non solo, altre economie di scala io le ottengo anche nelle contrattazioni, perché se io vado dal mio produttore di ferro e gli dico, senti, dal fabbro, dico dammi queste 3 barre di ferro, quello me le vende a 3 per X. Ma se io vado là e dico, sì, caro amico, io ho bisogno di 1.000.000 di barre di ferro al mese, che volevo fare? Quello mica mi fa pagare 1.000.000 X, mi farà dei grossissimi sconti, perché acquisto tantissimo da lui. Sto parlando dei fattori di produzione, ok? Quindi, anche in questo caso, produrre tanto e in serie mi consente di abbassare il costo unitario, ma anche di abbassare il costo dei fattori produttivi. Sì. È chiaro? Quindi doppiamente mi consente di abbassare il costo di produzione. Allora, quindi, la standardizzazione è un bene, dal punto di vista economico è perfetto, è l'ideale. Più produco e più, diciamo, posso abbassare i miei costi di produzione e aumentare il margine, oltre che le vendite. Quindi, l'altro vantaggio che in alcuni casi può portare una standardizzazione sono le economie di scopo o di raggio d'azione. Alcune produzioni sono particolari. Vedi, qua ci sono, per ricordarti, i due disegnini, no? L'ape e la mucca. Se io sono un apicoltore, no? Chiaramente con le armi e con le api, dalla stessa quantità di armi e di api,
ottengo da un lato il miele, dall'altro la cera d'api, che può chiaramente essermi utile per produrre le candele, o comunque la rivendo ai produttori di candele. Quindi da un'unica produzione genero una pluralità di prodotti. La stessa cosa nel caseificio, io ho l'allevamento di mucche, mungo il latte, ma poi faccio il latte, il formaggio e lo yogurt, quindi ottengo una pluralità di prodotti, e le mozzarelle sono un tipo particolare di formaggio, il formaggio a pasta molle viene definito come sotto comparto. Quindi un altro vantaggio che ho dal produrre in maniera standard è che in determinati casi ottengo addirittura delle produzioni congiunte, si dicono. Quindi economia di scopo, oraggio d'azione. Infine, c'è un ulteriore vantaggio, questo dal lato del mercato, che è l'alta affidabilità. Cioè, il fatto che io produca in serie garantisce in qualche modo al cliente che i prodotti miei sono tutti uguali. Se lui ha comprato il latte Berna e si è trovato bene, probabilmente dirà, beh, se compro una busta di latte Berna, sicuro non è che ci stanno i microbi dentro o è stato pastorizzato male, perché Berna è una società affidabile, fa le cose in serie, quindi com'era buono quello di ieri, com'era buono quello che compro qua a Napoli, sarà buono quello che compro là a Torino, ok, o a Milano, perché la produzione è standard. Quindi da questo punto di vista è un ulteriore vantaggio lato vendite dovuto alla standardizzazione. Se io mi rivolgo al contadino, al pastore, che ne so, sardo, io che ne so quello poi se il latte la posso avere la pastorizzato bene o male, e se invece andando a bere quel latte diciamo mi può venire qualche cosa, mi posso venire qualche malattia, perché non è una produzione standardizzata. Classico caso, il vino del contadino. Cioè, guarda, questa slide veramente sembra che l'abbia pensata molto tempo fa, ma sembra fatta apposta per l'agriturismo dell'Albatros, cioè perché ci sta il fatto delle api, il fatto del caseario, ci sta pure questa cosa del vino. Il vino del contadino è sempre un punto interrogativo, perché ognuno lo fa a modo suo, non è una produzione standard. Se tu vuoi andare sul sicuro e stai comprando una bottiglia per andare alla cena con i suoceri per la prima volta, non compri il vino del contadino, compri un vino che sia un barbera, insomma un qualcosa che ti dà la possibilità di avere un prodotto standard, quindi un'affidabilità sul prodotto, non lo scopri certo quella sera. Tutto bellissimo, peccato che chiaramente questo cozzi completamente, questo ragionamento, con le esigenze dei mercati moderni, dove sempre più il consumatore è da consumer a prosumer, cioè è proattivo verso il prodotto, addirittura magari se lo costruisce da solo, no? I self-service e quant'altro, e soprattutto vuole un qualcosa che sia personalizzato, persino a volte in prodotti abbastanza basici. E allora come si fa? C'è l'esigenza chiaramente quindi di flessibilità. E allora per soddisfarla bisogna anche qui trovare il giusto mix tra standardizzazione e flessibilità, tra differenziazione e leadership di costo. Vedi, è una questione che ritorna. Come si risolve? Magari fai un prodotto standard, però cerchi di allargare la tua gamma prodotti offrendo dei modelli nuovi. Per esempio, dello stesso accendino fai tre versioni, una rossa, una gialla e una blu. Quindi si cerca di bilanciare le due cose. Chiaramente dipende sempre dal settore produttivo in questione. Dipende. O anche all'interno dello stesso settore. Per esempio, Fiat può differenziare, sì, ma fino a un certo punto, perché comunque deve vendere nel mondo le sue Panda, e quindi può farne una verde, una gialla e una rossa, può mettere sicuramente degli elementi di distinzione, però insomma il prodotto è quello. Lamborghini se ne frega una mazza, non deve vendere milioni di Lamborghini Diablo, deve produrne 60 in tutto e vendere quelle 60 al massimo prezzo possibile. Ha 60 miliardari che per esigenza hanno un'esigenza estrema di personalizzazione, perché vogliono un'auto che al massimo ce l'hanno altre 59 persone. La vogliono del colore che dicono loro, con magari persino la forgiatura con, che ne so, Pirozzi scritto sulla minigonna posteriore. Cioè, vuol dire, lì è massima differenziazione e flessibilità. Perché non ho esigenza di vendere tanta quantità, anzi, pochissima quantità a prezzo altissimo.
lì sono come posizionamento estrema flessibilità, personalizzazione e estrema differenziazione, prezzo altissimo. È chiaro, vedi come il marketing mix è tutto, ragazzi, è tutto coerente, deve essere tutto coerente. Un certo tipo di scelta comporta determinati media da utilizzare e di determinata strategia di vendita e di ricavo. Altro posizionamento o altra scelta strategica, per contro, comporta altri media, altre forme di ottenere il ricavo, altri modi di rivolgersi al target. Quindi spero che al termine del corso tutto questo sia chiaro, non c'è stato il tempo di fare tutto quello che si dovrebbe. Va bene? E mi fermerei qua perché veramente sono abbastanza abbuffato. Cioè. Penso che siamo arrivati alla soglia. Allora, quindi adesso blocco la registrazione, così okay. Siamo a posto. Interrompi la registrazione. Interrompi.